qua, fermo? Sì, sì, sì. Fermati all'inizio proprio. No, subito qua, buttati dentro. Butto. No, qua, non in mezzo, non in mezzo, qua all'inizio. Dove cazzo stai andando? No. Qua all'inizio, che almeno siete dietro la montagna. Dove stai andando? Boh, pensavo all'inizio qua, non all'inizio là. Scusami, da che parte stai arrivando? Quella è la fine, questo è l'inizio. Pensavo l'inizio della rientranza. È quello l'inizio della rientranza. Se arrivi da là, questo è l'inizio e quella è la fine. Ciao fans, siamo nel garage privato che ci hanno lasciato, è la mattina del secondo giorno, adesso saltiamo in moto e andiamo a prendere il temporale di stasera. Yeah! Moments later. Visette. Gassem. Apro. Apri. Per la centesima volta apro. Ciao fans, è la mattina del secondo giorno, Luna levati da in mezzo per favore, grazie. Ah. Finalmente siamo riusciti a portare la moto fuori dal garage dopo che abbiamo fatto aprire e chiudere la saracinesca tipo 80 volte. Sì, adesso possiamo andare. Vamos? Sì, vamos al supermercato a comprare da mangiare. Siamo a Salice Dulzio e oggi cercheremo di dire tantissime volte a Luna che ha la freccia accesa. Ah. Questa è Luna che deve girare a sinistra? Sinistra? Sì. L'itinerario di oggi lo scoprirete rimanendo sintonizzati su questo canale. Era qua. Prima tappa. Subito benzina? Ma possiamo farla anche in Francia. No, però dai, siamo qua, facciamola. More moments later. È zerato il contachilometri. Ma non è proprio piena. Comunque sì. Ah. Luna Colombo ha la freccia accesa di nuovo. Ciao fans. Stiamo uscendo adesso da... Guarda che stai inquadrando il cielo, le stelle, tutti i pianeti che ci sono lì. Ma non è vero. È dritta. Tra l'altro punta molto all'esterno. Non è pas dritta così. Stiamo uscendo da Salice Dulzio, adesso la prima tappa sarà quella di raggiungere Bardonecchia in statale, da lì fare il Colle della Scala e rientrare in Francia a Briançon. Briançon? Briançon. Sonson. Dato che da qui a Bardonecchia sarà tutta statale, ci vediamo direttamente quando arriviamo a Bardonecchia. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ma Luna, devi dire teletrasporto. Teletrasporto. 1 hour later. Bene fans, siamo arrivati a Bardonecchia. O Bardonecchia, non lo so. Mi sa che Bardonecchia è più alla piemontese. Adesso cerchiamo i cartelli con scritto Colle della Scala. Uno l'abbiamo già visto, ma adesso proseguiremo cercandoli. Ecco, sinistra. Per andare da Salice Dulzio qui abbiamo optato per la pratica statale. Porca miseria, che botta che ci vanno a portiera. Per la statale che corre parallela all'autostrada, che è gratis, a differenza dell'autostrada. Oh, guarda un cane. Oh, ciao! Ci sono 21 gradi, col 43% di umidità, e con la maglia termica sotto si sta bene. Sì. Il cielo per adesso è super azzurro. Sì. Io vado sempre dritto perché non ho più visto cartelli che dicessero il contrario. Ecco, questi palazzoni qua fanno veramente cagare. No, a sinistra. Sì, 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 è vero. Comunque c'è un sacco di sport da fare, un sacco di campi per tutto. Cioè, in confronto da noi non c'è un gatto. È un po' come in Val di Fassa. Sì. Boh, se superiamo l'appunto abbiamo strada libera. Ok.
Controllo Moscerini? Non mi pare. Ok. Porco cane, c'era il dosso. Non l'ho mica visto. Neanch'io. Meno male che era basso. Boh, Luna, sto seguendo la strada principale perché... Ah sì, guarda, Francia, Colle della Scala. Colle della Scala. Odore di fritto. Sì, ma alle 10:20 del mattino. Minchia. A pranzo topi morti. Finisco la peperonata, arrivo. Che tra l'altro odore di fritto, ma tipo odore di patatine fritte. Comunque abbiamo il diritto di precedenza. Bene, dovremmo esserci e ci siamo. Luna, ci sei? Ci sono. Lo so che ci sei. Tu non è che ci fai, ci sei proprio. Sì. Lo so. Ho un po' di male all'avambraccio oggi. Male al braccio? All'avambraccio. Ah. Tipo a furia di tirare la frizione. Magari. Può essere. Guarda che bella montagna in fronte. Tra l'altro guarda com'è rossa là in cima. Sì. Tra l'altro, fans, per inquadrarla mi sta venendo una paresi al collo, perché non sembra, ma col peso del casco girare la testa così in alto si sente. Camping? Quella cosa che odio è proprio il campeggio. No, forse ancora in camper puoi stare abbastanza comodo. No, mi sento soffocare. Ovviamente sei in degli spazi molto ristretti. No, ecco, anche no. Ma poi se devo fare la vacanza e faticare non la faccio, sto a casa mia. Ma tutto sto traffico? Ma speriamo che si fermino da qualche parte, perché... Beh, allora, diciamo che come intro al passo sono perplesso, nel senso che l'asfalto faceva abbastanza schifo fino a 2 metri fa. Qua c'è una diga, lì c'è un lago creato dalla diga. Qua c'è un runner da salita. Ah, siamo già in Francia? Dipartimento delle Alte Alpi. Colle della Scala di qua. Bene, meno male che hanno girato tutti in quel parcheggio. Io direi che accendo la Insta 360. Bello farlo in movimento, ma... Ok, non accendi anche quella davanti, che qualche micro SD poi ce l'ho da cambiare. Che schifo. Cosa? C'avevo un po' di nero sulla carena. Pensavo fosse tipo un granellino di qualcosa, invece era grasso. Ecco. L'hai accesa? Sì. L'hai accesa quella davanti? Sì. Andiamo. Ci siamo! Seconda mattina, 10:30, siamo sul primo passo. A noi non piace svegliarci presto, cioè, o meglio, ci siamo svegliati alle 7. Però poi ci piace fare le cose con calma. Sì, beh, avevo messo a svegliare alle 7, ma ci siamo alzati alle 7:40. Vabbè, ho capito, però eravamo svegli. Sì. E quindi, sì, ci siamo alzati quell'ora. Poi ora che siamo scesi a fare colazione erano le 8:20. Poi ora che siamo tornati su, ci siamo preparati, abbiamo preso le moto, abbiamo fatto benzina, abbiamo preso da mangiare per pranzo. E niente, erano le 10. Quindi siamo partiti da Salice Dulzo, che erano le 10 spaccate. Adesso sono le 10:30 e siamo sul primo passo. Porco cane, sei arrivata slanciata a fare il tornante. Wow! Dodge Viper del 2002. Porca miseria, Luna, rallenta che ho visto che qua c'è un avvallamento che neanche nei film. Se arrivi forte qua, decolli direttamente. Infatti c'erano un po' di grattate per terra. Se ti distrai un attimo che guardi il paesaggio, senti... E niente, hai distrutto il davanti della macchina. Spacchi su tutto. Sì, ma guarda, ma scusa, ma quelle, le macchine proprio quelle basse basse? Devono passare in prima proprio piano piano e possibilmente prenderla un po' di traverso, come quando si sale sulla nave, perché sennò gratti. Beh, comunque,
L'inizio del passo era molto male, nel senso che l'asfalto sembrava veramente brutto. Però invece salendo, no, è bello. Considerate che è aperto solo d'estate, quindi comunque d'inverno lasciano qua la neve e non la fanno via, immagino, se non per aprirlo a inizio stagione, quindi non è che si rovina particolarmente. Orca miseria, un altro. Orca miseria. Ma cosa sono quegli avvallamenti lì? Sì, ma metteteci un po' di cemento. Vabbè. Vuoi lo scolo dell'acqua? Ho capito. Figa, un torrente. Guarda che c'è un altro. Ma sono lì sulle scale, questo è quello della scala. Ah, dici che è perché sono i gradini? Eh sì. Col de l'échelle in francese, che sembra un po' il colle della scella. Ascella, mi prendo la scella. Però, guarda giù. Bello. Si vede sotto tutta Bardonecchia e tutta la valle. È veramente bello, sì. Ti dico la verità, non gli avrei dato 2 euro a guardarlo da Maps. E invece, vedi? Guarda di che roba. Sì, bello. Ah, c'è anche una galleria scavata nella roccia. Beh, ma poi comunque, guarda che strabello l'asfalto, eh. Sì. Cioè, a parte le scale, diciamo, per il resto non c'è una buca. E a parte qualche macchina giù all'inizio del paese, diciamo, che poi si è fermata nel parcheggio da dove immagino partano le passeggiate, qua ha poco traffico. Col delle Shell. Attenzione, galleria non illuminata. Guarda che bello. Bello. Ci stava a tirare la marcia entro la galleria. Così. Giusto per fare un po' di rumore e svegliare gli abitanti della valle. Vabbè. Vabbè, allora, se ti stai svegliando alle 10:30, sei un signore. Quanti abitanti? Beh, Luna, direi che visto che ho acceso la 360 potremmo anche fare qualche ripasso di interno e esterno. Sì. Si affiancano nella foresta. Ma che bello. Bello. L'unica cosa, meno male che ho messo la maglia a maniche lunghe, perché sento che ci sono 21.4, però è bello freschino. Sì, mi entra l'aria nei buchi dei guanti. Vai Luna, interno! Guardatela lei, lo zaino che è più grande di lei. Tra l'altro tutto sbuttato verso sinistra, boh, vabbè. Ma di qua? Sinistra Luna. Ma perché? Ma non lo so, si vede che è stretto male le bratelle, una è più larga, una più stretta e si sposta. Oppure non l'hai agganciato davanti. Beh no, non l'ho agganciato davanti. Se lo agganci te lo tiene un po' più dritto. Comunque, molto bello. Molto bello, molti alberi. Strada, vabbè, un po' stretta, ma per essere proprio valico di montagna ci sta. Qua puoi venire in camporella. Qua puoi venire in camporella. Guarda, tutti i posti. Sì, beh, immagino che di sera non ci sia proprio neanche una luce qua. Allora, fai picnic, guarda che bello. Sì, però bello, molto bello. Sembra proprio un posto per famiglie. Esatto, sì. Ah, ecco, Colle della Scella, 1762 metri. Che scemo. Luna, interno! E non si vede, non posso. No, avevo visto da sopra che non arrivava nessuno. Se non te lo dicevo. Beh, una buona alternativa per entrare in Francia comunque. Sì. Magari evitiamo i primi due. Il fauniera lì e la sayonara. Come si chiama? No, nel senso che se sei in questa zona qua, il Monginevro è sicuramente più uno stradone, ecco. Sì. Questo è più un passo caratteristico, quello assolutamente da evitare, ma penso che ormai l'abbiano capito dopo aver visto il video, è il Sampeire. Sì, ecco, Sampeire, cioè evitatelo come la peste. Luna, cosa sono tutte quelle collinette lì tipo di sassi? Guarda dentro nel campo. Sembrano le tane delle marmotte. Ah, attenzione qua. Attenzione le scale. È comunque l'alveo dove scende il fiume, guarda lì. Ti ho detto, sì, che era lo scolo dell'acqua. Ma quanta acqua viene giù? Non lo so.
E comunque, cioè, se non è per quello che si chiama quella della scala, non so perché. Può essere, magari qualche fans conosce proprio l'origine del nome e ce lo può scrivere nei commenti sotto il video. Cioè, di altre scale non ho viste. Guarda, assomiglia un po' alla montagna dell'Isoard. Sì. Ma sono cumuli di pietre. Sì, sono cumuli di pietre, ma cioè, avranno un senso. Ok, adesso dobbiamo prendere per Briançon. Luna Colombo ha la freccia accesa e lo vedo dallo specchietto. E vabbè, mi piacciono le luci di Natale. Bene, siamo in territorio francese. A tout à l'heure. Au revoir. Je suis Madame Pompidou. Quella comunque ancora non l'ho capita, dice sui Madame Pompidou. Madame Pompidou. Ma cosa c'entrava? Non lo so, comunque mi ha fatto ridere quando l'hai detto. La temperatura è scesa, adesso 19.9. Wow, che bello. Guarda, secondo me settembre è il mese più bello per fare il moto. E luglio. Mamma eroe. Flashback. Ma guarda questi. No, sta male. End of flashback. Occhio che arriva giù un furgone. Sì, no, deve girare questa, quindi devo fermarmi per forza. Non so cosa sia questo coso, ma è veramente vecchio. Allora, sto passando sul ponticello. Seguo la strada. Sì, sì. Cos'è che è veramente vecchio? Questo affare qua davanti, che non so cosa sia. Mi sembra un tre ruote. E fa anche una puzza incredibile. E la madonna. Non capisco se ha tre o quattro ruote. Ne ha quattro. Sta pesantemente contribuendo al cancro che mi verrà ai polmoni. Madonna, è una Citroën degli anni 30. Ma va? Ma sì, ma è vecchia. 30-40, è vecchissima. Cioè, poi boh, nel senso che ci sono quelle persone che apposta comprano le cose d'epoca o vecchie perché piace. E gli amanti dell'antiquariato? Sì, a me invece mi fanno proprio cagare. Cioè, scusa, perché dobbiamo tornare indietro? Andiamo avanti. Tutte le comodità che posso avere su una macchina nuova non ce l'avrò mai su una macchina vecchia. Ma perché c'è chi dice la macchina mi serve solo per guidare, non per mettere Spotify. Sì, ho capito, ma se non posso neanche caricare il telefono. Cioè, ma banalmente, ma spesso fai viaggi che non sai le strade, il navigo, boh, non lo so, sì. Cioè, che poi magari, cioè, nel senso, puoi avere la macchina vecchia, va bene, ma tipo per i giri così della domenica. Magari vai a fare qualche raduno con, che ne so io, qualche macchina d'epoca, è divertente così. Briançon, pensavo fosse più vicino Briançon in realtà, dava 17 km. Le Rosier. Non so se l'avete capito, ma la nostra pronunciation del francese lascia un po' a desiderare. Parce que, pourquoi, oh là là. Beh, però so dire un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. Basta, perché poi ripeto dopo in inglese. Stop. C'è uno stop, Beh, io continuo ad andare dritto. Non ci sono cartelli, quindi. Ci arriveremo a Briançon. Ah, sì. La temperatura non si sta alzando, 22 gradi, sempre bello freschino. Beh, temperatura più o meno ideale. Bene fans, siamo finalmente in vista di Briançon, perché quello è il forte di non mi ricordo il nome, ma sostanzialmente... Ma guarda che ce ne sono altri, ce n'è uno, due, tre, quattro. Sì sì, è tutta una zona molto fortificata, quella che porta dalla Francia all'Italia, e sarebbe anche bello andare a visitarlo sinceramente. E questa è la strada che arriva giù a Briançon. Briançon? Siamo arrivati a Briançon. Anche questa statale qua... Molto bella. Sì, sì, non è male, soprattutto le curve. Sì. La Madonna, cos'è, il Vespa Club? Raduno delle Vespe. Ah sì, Che belle. Ok, mo dobbiamo azzeccare la strada da Briançon per andare a il Galibier. Tous les directions, sì, di là. Facciamo un tour de direction che non si sbaglia mai.
Ok, destra. Col de l'autere. Tac, strada beccata al primo colpo senza fatica. Io vorrei andare a Grenoble a conoscere i Backyard Mountains. Te l'ho detto, dovremmo fare 5 giorni in giro per la Francia. Almeno riusciamo a vedere bene. Cioè, per dire, vai anche a Grenoble 3 ore, parcheggi la moto, ti fai un giro e vedi com'è. È che così in 2 giorni l'unica cosa che puoi fare è stare col culo sulla moto e macinare chilometri. Comunque era su questa statale qua sia il benzinaio dove ci eravamo fermati, sia l'autovelox fisso, che però era nell'altra corsia, non so se c'era anche da questa. Comunque il limite era 80-90, quindi... Ah sì, me la ricordo questa funicolare, cos'è? Comunque mi piacciono un sacco i francesi, fanno delle cose bellissime. E diciamo che quantomeno, cioè, 2 volte siamo passati, 2 volte che c'è l'erba tagliata, tenuta bene, o siamo molto fortunati che passiamo sempre il giorno dopo che fa manutenzione. Ma no, ma lo vedi anche nei paesi che è tutto curato. E guarda un'altra cosa, cioè il limite nelle statali è 90, non 70 come in Italia. Bellissimo. Ah, guarda, vedi il cartello? Sì. Controllo radar frequenza. Io, cioè, tra Italia, Svizzera e Francia, faccio vincere la Francia. Diciamo che sono... Ah, guardalo lì. Madonna, un panigale bianco. Minchia. Allora, hanno delle strade comunque bellissime, tenute bene. I limiti sono più alti. Da mangiare sicuramente è più buono. Anche se non abbiamo assaggiato, però penso che sia più buono. Del rosti? Sì, beh, la Svizzera è proprio cagare come mangiare. Ed è tenuto molto bene, tutto in ordine. Poi hanno la cultura dei fiori, mi sa, non so. Forse la Svizzera ha un po' di meno dei fiori. Diciamo che fa anche un po' più freddo. Sono un po' più tristi gli svizzeri. Invece guarda qua, è tutto bellissimo. Guarda, vorrei vivere in Francia. Moments later. Bene fan, siamo usciti anche da, mi sa, l'ultimo paese. Adesso non ci dovrebbe essere più praticamente niente se non la strada di montagna che porta a l'Autere, che è in fondo a questa strada. Mi ricordo che l'anno scorso su sto pezzo in discesa avevamo davanti un Audi che scannava veramente di brutto. E comunque, anche per essere una statale, siamo a 1600 metri e siamo circondati dalle montagne. Luna, vuoi dire qualcosa? Mi scappa la pipì. Sempre contenuti molto densi di significato. Ma in Belgio parlano in francese? Sì. Comunque sono soltanto noi che non abbiamo colonizzato con la nostra lingua. In realtà l'unica cosa che abbiamo colonizzato è stata l'Africa. Che poi ce l'hanno pure portata via. Eritrea, Etiopia e Somalia. Ah sì. Adesso superiamo qua il Q3, se si riuscirà mai a superarlo. Adesso è il momento buono. Mamma la Francia! Che bella! Oh, 2 curve un po' tiratine, quei sorpassi ci volevano. Diciamo che la giornata oggi è iniziata decisamente meglio di come era iniziata ieri. Sì, molto. E guardate lì che montagne ci sono davanti. Comunque, se devi fare la pipì, cercheremo un posto per fare la pipì. Magari c'è un posto un po' isolato dietro un sasso. Ti ricordi quel tunnel dove l'anno scorso c'erano fermi quelli col camper? Che pensavamo fosse la polizia perché avevano i teli arancio. Ah, sì. Flashback. Non superare. No, infatti non supero, ho visto. Ma dici che la polizia? Mi sembra. No, forse no. No, è uno che sta facendo campeggio. Ma ti pare? Guarda. Ma ti pare? Erano 2 hippie che stavano facendo campeggio e hanno steso l'asciugamano sul cofano per asciugare. Infatti mi sembrava strano la polizia. Abbiamo visto un posto di blocco in tutto il giorno. End of flashback. Magari lì, tipo, se il tunnel è chiuso, potresti... C'erano gli spartitraffico in cemento, mi sembra. Ti accovacci dietro lo spartitraffico e la fai. E poi salutano tutti molto più che in Italia. Quasi tutti. Sì, è vero. Strabello. Il Galibier era quello che mi era piaciuto di più l'anno scorso, complice probabilmente anche il fatto di averlo fatto al tramonto. Si sa, al tramonto è tutto un po' più bello. Questa strada qua comunque veramente sembra una pista, cioè potrebbero chiuderla al traffico e farci le gare. Sì.
Ma era così indietro il tunnel? E mi sa che è sopra là. Ah, guarda qui. E qui è l'uscita dall'altro lato. Beh, qua c'è un po' di macchine. Vediamo se l'uscita del tunnel è più isolata. C'è lo spartitraffico, mi pare. Io vado dentro nel tunnel a fare la pipì. Beh, che cazzo ti vede? Luna, secondo me è fattibile. Ma che paura. Piuttosto mi arrampico. Dove ti arrampichi? Boh. Se riesci ad andare lì sopra, secondo me non ti vede nessuno. Già che siamo qua, io la faccio. È un po' scomodo come posto. Secondo me poi il Galibio c'è gente, Moments later. Ci siamo fermati un attimo. Sosta tecnica. Guardate che spettacolo. Se non si fosse visto bene prima, mentre eravamo in movimento, ve lo faccio vedere bene adesso da fermi. More moments later. Ero davanti io, sennò non si capisce c***o nel video. Vai, passami. Siamo praticamente in vista della cima del colle. E che colle? Ci sono questi pratici tunnel per far pipì. Bello. Madonna. Che ribelli. La Madonna, quanto è larga quella gomma. Sì, beh, ma quanto gli costa? Sì, ma così non è neanche bella, troppo grande. Vedi, gli svizzeri non salutano perché sono antipatici. Ma mi passi? Attenzione! Non ho mica capito che moto siano, ma hanno delle ruote gigantesche. Lasciamole andare. Attenzione, l'anno scorso non l'avevo visto. Cosa? Il ghiacciaio lì davanti, guarda che spettacolo. Ah, sì, bello. E niente, ricordiamoci per i prossimi anni che partiamo direttamente dal giorno 2. Vabbè, così almeno adesso sappiamo quale vale la pena fare e quale invece no. Luna esterno! Mamma, guarda! Luna interno! Ah, occhio che siamo arrivati! Ah. Col dell'Auteré siamo arrivati. Adesso qua noi gireremo a destra per andare a fare il Col du Galibier. Qua? E quest'anno, a differenza dello scorso anno, ci ricorderemo che il passo non è dove c'è il tunnel. Beh, comunque merita. Adesso Luna aspetta che mettiamo la Insta 360 sulla testa, perché qua si merita tutte le riprese possibili nella maniera più figa possibile. Beh, comunque l'Auteré è tanta roba. Soprattutto la strada che viene su. L'anno scorso a farla in discesa non l'avevo apprezzata così tanto, ma sì, a farla in salita, cioè guardate qua che roba. Pazzesco. Faccio un così e Luna si cucca la 360 in fronte. No. Ok, ci siamo. Insta 360 piazzata in testa Luna. Piacevolissima temperatura di 18.7. Però, cioè, guardate che giornata. Ci siamo? Ci siamo. Sei pronta all'emozione più grande della giornata? Accendete i motori. Guarda lì la Dunlop come l'hai chiusa. Pronta? Pronta. Partenza! Vado. Sì, ma che entusiasmo, un po' più di convinzione. Route Grand Alps. Come dice il cartello, siamo di nuovo sulla Route Grand Alps. Che bello, non vedevo l'ora. Luna me la... è dall'anno scorso che me la mena di tornare. Beh, il paesaggio è qualcosa di magico. Sì. Sembra veramente di essere sulle Dolomiti, senza gli agguati però della locale. Ma mi passi, non mi passi? Ti passo e ti passo ancora.
Ah, ce la siamo giocati così. Tanto 15 euro per una foto. Anche no, grazie. Anche no. Guarda che ti è scesa, tira la dritta. C'è lei che va all'indietro, tipo... Brava. Bellissimo. Sì, infatti fammi fare una foto. Ma questi sono tutti chiusi in inverno? No, l'autereno. Ah. Perché è la strada che va giù. È la strada che va giù a Grenoble. Però il Galibier si è chiuso. Oh, andiamo subito? Sì. Che c'è il camper dietro. Io non ce l'ho fatta. Adesso ho due macchine e un camper da superare. Ecco. Beh, comunque allora non arriva nessuno. Sto incrociando adesso un furgone, ma non so dove sei tu. Hai fatto la curva, non ho più sentito neanche una parola. Ho sentito solo beh comunque. E rallenta perché sennò ci vediamo in cima. Vabbè, ti sto aspettando. Eh no, così dobbiamo superare in due, Luna. Vai, supero io. Se no puoi superare in due un casino. Ah, ok, ce l'hai fatta. Non solo ce l'ho fatta, ti supero anche. E ci siamo? Col Du Galibier. Prepara l'attacco all'esterno, attenzione! Magiche emozioni! Mamma mia, questa strada qua... Forse l'asfalto non è proprio perfettissimo. Come quello di prima. Però... Però merita. Cioè, il paesaggio compensa. Potevano esserci anche le buche come sul Fauniera, che comunque sarebbe stato lo stesso bellissimo. Cioè, veramente mi viene la pelle d'oca. Guarda che roba. Ma poi guarda i colori che ha la collina qua sotto. Tutti sul rosso, sul... Mamma mia. Sì. Mi ha tirato un sasso con la ruota dietro che era grande come una noce. E qua c'è il punto panoramico. E sfruttiamo il punto panoramico. Mi fermo qua, non so. Fans, ma non faccio le foto, ma è solo per farvi vedere. Cioè, guardate. Guarda che roba. Guarda una marmotta. Dove? Là, guarda che corre sul sentiero. Guarda che sta salendo. Sì, si è andata a Timbuktu. Non la vedi perché è al di lì della cresta della collina. E la rivedrai nei video. E si vede che la rivedi nei video. E ti devi fermare quando te lo dico io e non dopo 200 metri. Occhio un camper. Ci sono 19,8 gradi, giusto per mantenervi informati sulle temperature. E vabbè, niente, qua davanti c'è questa roba qua, così, buttata lì. Vogliamo commentare la montagna? Bellissima. Vogliamo commentare il fatto che è ancora la freccia? Ah. Luna Colombo, i problemi con le frecce. Dovrebbero inserirsi da sole, come quelle della macchina. Ecco che si vede quasi la cima, cioè si vede il tunnel che l'anno scorso abbiamo fatto per sbaglio. Flashback. Attenzione, c'è un semaforo. C'è un semaforo. C'è un semaforo. Incredibile, c'è un semaforo. Senso unico, eh. Guarda qua dove ti porto. No.
Non so neanche io in realtà dove ti sto portando. Qua ho smesso di caricare, c'è nessun servizio, quindi la mappa è tutta un po' a pezzettoni grossi. Verde. Vabbè, tengo sulla visiera, tanto non si darà una ciofeca di niente. Quanto è stretto! Guarda che ci sono delle lucine. Sai cosa si fa in queste gallerie? End of flashback. Tu fai l'esterno che lo faccio interno. Guarda che c'è gente dietro, quindi vai. La cosa che mi fa un po' paura è il fatto che non ci siano parapetti. Vabbè, ma Luna, ma cioè, ti devi impegnare tanto per andare giù nel burrone. Vabbè, se la fai un po' allegro. Luna esterna! Bene, siamo arrivati qui e questo è il punto quasi dove l'anno scorso abbiamo sbagliato. Chalet du Galibier. Eccolo qua il punto dove abbiamo sbagliato. E quindi dove andiamo? Di qua. E quindi noi adesso andiamo di qua, che è la cima del passo, e non di là, che era il tunnel. Cioè, accosta qua dove c'è il cartello. Guarda che roba. Chissà cos'è quella roba là recintata. Dobbiamo fermarci in un punto dove c'è tipo un'area di sosta, una rientranza per fare le foto. Vado? Vai, devo mettermi, cioè anzi aspetta, devo mettermi il guanto, messo. Vai. Ah, guarda qua c'è, vuoi fare le foto? Sì. Vai un po' più avanti perché qua sei in salita. No, vai dove c'è piano, per favore, Luna. Ah, ma c'è lì il tizio che fa le foto. Ma le sta facendo la sua moto. Appunto. Ma... magari gli prendiamo gli obiettivi, cazzo di... Non va bene. Sì, qua sì. Ti sei fermato dove ero in discesa. Spegni la GoPro davanti. Beh... cosa? No, dico. Vuoi le foto? Vado davanti e dietro o in mezzo? Mettiti in mezzo. Bello. Ah, poi chiediamo se ci vuole una foto insieme. Guarda che sta venendo di qua. Grazie. You made one, you can make two. Thanks. Do you want a photo too? Ok. Bye. Bello, stiamo facendo un altro quadro. Sai come dice il detto? Rombo di culo, sanità di corpo. Ma te lo sei inventato da te adesso? No, esiste veramente. Bene fans, abbiamo fatto un sacco di foto qua al Galibier, perché secondo me merita veramente tanto. Sia questo punto che il punto che c'è dall'altra parte dove ci fermeremo e dove ci eravamo già fermati l'anno scorso. Amore, Luna Colombo, le difficoltà col cavalletto, ce l'ha fatta. Sono bassa. Uffa. Sì, bene, non è che io sono un gigante, eh. Vai davanti alle macchine. Devo accendere la Sony, la GoPro. No, tanto siamo arrivati, mancheranno due tornanti. Anzi, vai, accendila e fanculo. Anche se mancano due tornanti. Aspetta che facciamo un sincro, però.
E mi sa che questa è la cima in realtà, Eh sì. Ci siamo solo fermati nel punto panoramico appena sotto la cima dove c'era meno gente. E allora non fermiamoci qua, c'è troppa gente. Poi non c'è niente, cioè abbiamo già fatto le foto. Beh, aspetta. No, ma amore, ma non puoi fermare qua così. C'è la... Aspetta, beh. C'è la curva. Questa è la cima del Col du Galibier. E l'una io la foto col cartello lo voglio fare, anche senza le moto, ma però... E adesso parcheggio. Sì, che sta. Facciamo una foto. Beh, questo è l'altro lato del Col du Galibier. Vedo un sacco di nuvole che non mi piacciono molto, ma vabbè. Strabello anche di qua. Andiamo a fare la foto davanti al cartello. Bene, almeno togli le chiavi dalla serratura. Ma va, ma siamo qua, chi è che vuoi che... Ma poi chi arriva in moto e mi ruba la moto? È uno che c'ha il passeggero e dice: guarda cazzo, una moto, aspetta che gliela rubo. E dammi il telefono che te la faccio. Ah, vieni che facciamo un selfie. Vai. Allora, sembrano proprio, secondo me... sembrano tipo moto adventure le nostre. Ma da cosa? Non lo so, dall'arancio. Dalle mie gomme da turismo? Sì. Tanto ci dovremmo fermare. Ah, guarda dove è il punto dove abbiamo fatto la foto l'anno scorso. Quel tornante là. Ah sì. Scendi tutto. Acceso? Sì. Vai. Vado. Bene fans, la foto in cima al Colle du Galibier l'abbiamo fatta. Finalmente abbiamo visto la vetta a distanza di un anno. Adesso riprendiamo la discesa e probabilmente ci fermeremo nello stesso punto panoramico dello scorso anno a fare qualche altra foto, o in qualche altro punto panoramico, tipo qua in alto, che magari è più bello. Luna, guarda la montagna davanti a te al posto del pick-up. Guarda quanto è alta. Sì. C'è un punto di Patomiera. Guarda che c'è il punto panoramico. Qua, in fermo? Sì, sì, sì. Fermati all'inizio, proprio... No, subito qua, buttati dentro. Butto. No, qua, Luna, non in mezzo. Non in mezzo, qua all'inizio. Dove cazzo stai andando? No. Qua all'inizio, che almeno siete dietro la montagna. Dove stai andando? Pensavo all'inizio qua, non all'inizio là. Scusami, da che parte stai arrivando? Quella è la fine, questo è l'inizio. Pensavo all'inizio della rientranza. È quello l'inizio della rientranza. Se arrivi da là, questo è l'inizio e quella è la fine. Vabbè, mi devo girare? Girati. Senza cadere. Ma metti giù il piede che c'è da questa parte, al posto dell'altro. Non ce la faccio. Ma cosa vuol dire non ce la faccio? No, non ce la faccio. Ci sono i sassi. Faccio girarmi. Non ce la faccio. Ma cosa... Non riesco. Non ci hai neanche provato. Metti la folle. Scendi dalla moto. E tienimela però. Era facilissimo. Io non ce la faccio perché sono bassa. Non ho stabilità. Ma va a cagare. È la stabilità. E niente fans, da quest'altro lato è così invece. Discreto, eh. Col du Galibier. Vai, accendi la Sony. Inizia a far filmare anche la GoPro.
adesso andiamo giù diretti. Foto ne abbiamo fatte anche troppe. Vedi, abitare tipo Torino, questa zona qua, mica te la fai sempre. Eh sì. È come abitare in Valtellina, che la parte della Svizzera te la fai sempre. Allora, vediamo se ce la faccio. È tutto acceso? Sì. Aspetta che mi sposto prima io, che così fai meno fatica. Vai indietro. Devi andare in avanti, infatti, non indietro. Ci sei? Sì. Bene fans, abbiamo fatto un sacco di foto, anche qualche video da caricare nelle stories. E adesso possiamo iniziare la discesa del Col du Galibier. Chiaramente sono le 12:40, perché a noi essere in orario non ci piace mai sulla tabella di marcia. Solo che quando hai dei paesaggi così, scusami, come fai a non far foto, video, robe? Esatto, poi ci ritorno dopo un anno. Luna, esterno! È ufficiale, Luna Colombo ha capito interno esterno. Luna, c'è il fotografo. Attenzione, distanziamoci. Poteva beccare anche una curva con l'asfalto più bello, però, Luna, interno. Vai, stai larga, non stringere. Brava, così. Pericolo di pecore. Chissà se c'è ancora la barriera di Lego. Eh beh, immagino di sì. Magari qualcuno l'ha smontato. Guarda che slalom. Guarda, pensione, macchina lì, due seggioline da pesca e si viene su al Galibier a sbocciare. Ti porti anche una bottiglia di vino? Beh, ovvio. Sta a posto. Anche perché con 21.1 rimane bella fresca. Sì. Luna, esterna. Guarda qua che spettacolo, dove ci eravamo fermati l'anno scorso. Sì. Foto, foto. Attenzione, c'è il fotografo. Questo è un bel posto dove fare le foto. Distanziamoci. Attenzione, attenzione, proprio distanziamoci bene. Parte adesso, parte lui. Si è messo in posa per il fotografo. Magari pensa che gliela compriamo, invece no. Invece andremo a guardare le anteprime solo per vedere come sono venute. Sì, esatto. Però quelle dello stelvio che mi ha mandato quel ragazzo non erano male. Sì, ma già 8 euro. Vabbè, ma 15. Ah, madonna. Mi sembra un po' eccessivo. E qui è dove l'anno scorso c'è stato l'ingarellamento con Luna Colombo. Attenzione. Flashback.
Dopo la sosta fotografica riparte l'inseguimento di Lady KTM. Strade deserte, asfalto, beh, qui non più proprio il top, però comunque la vista ripaga l'asfalto non eccezionale. Ma raga, capito? Bellissime queste montagne. Fans, che poi ci dicono che parliamo solo tra di noi, non con voi. Quindi, fans, mi rivolgo a tutti voi e anche Luna si rivolge a tutti voi, vero che ti rivolge a tutti loro? Certo. Benissimo. Il Col du Galibier ve lo consigliamo. Cioè, guardate qua che roba. End of flashback. Potrebbe ritornare. E riparte? L'unica cosa che quest'anno Luna Colombo ha le Dunlop Sport Smart TT da pista e io ho delle Bridgestone un po' più turistiche, e quindi Luna Colombo è avvantaggiata. Sicuramente ha più grip. Ah beh, prego di brutto. Gratto tutte le saponette e le butto via. Se devi grattarle, gratta quelle nere, non quelle giallo fluo. Io li supererei sinceramente perché vanno un po' piano. Quando i ragazzi col 390 decidono che è il momento di superare, non c'è niente da fare. Vedi, si accosta col BMW XR, lascia posto. Alle Duke! Con l'inganno la supera? Insomma, qua è abilità, non è inganno. Sì. Occhio qua però, perché se arrivi lunga ti raccolgono direttamente nel burrone. Muori. Comunque sento puzza di cane bagnato. Attenzione, ancora foto? Attenzione, distanziamoci dalle macchine perché sennò non vengono bene. Cane, 17 gradi e io ho tolto la maglia a maniche lunghe per fare lo splendido. Beh, io so bene. Sì, ma tu ce l'hai quella maniche lunghe? Sì. Più quella maniche corte? Sì. Io ho tolto quella maniche lunghe. Ecco. Ho solo quella maniche corte. Vieni, vieni, non c'è nessuno. Magie sul Galibier. E si apre tutto. Beh, oddio, in discesa col muretto alla fine della strada. Anche no. Si imposta bene invece la curva con tutti i suoi avvallamenti specifici. Siamo a un ristorante. Con l'inganno? Col mio benestare, altro che l'inganno. And I wanna way. Oddio. Tac, guarda qua. Attenzione, Belgio che blocca la strada. Guarda che ci fa passare. E non vedo. Vieni, non c'è nessuno. E anche qui non è mica male, eh. Comunque c'è questa usanza, si fermano con le macchine, piazzano giù il tavolino e fanno il picnic. Ma che bello. Eh sì. Ma dovremmo farlo anche noi, magari. No, d'inverno no, perché è freddo. Però magari se vai a fare un passo in macchina, porti le tue sedie, il tuo tavolino, tac, picnic, tac. Eh sì, ci sta, eh. Tac, picnic. Guarda qua i Lego. Eh sì. Ma l'anno scorso erano più Lego, però. Adesso mi sembrano dei mattoni colorati. Ma non erano così anche l'anno scorso? No, secondo me no. Mi sembravano, dai video, mi sembravano proprio dei Lego. Andremo a rivedere le riprese. Flashback.
Cosa sono? Robe... Cosa sono quelle robe lì? Lego? Sembra un Lego, magari per contenere la pseudofrana, non so. Beh, qua tra i sassi in mezzo alla strada e l'asfalto è peggiorato nel giro di un chilometro. End of flashback. Beh, discreto, una vallata discreta con una vista discreta. Quanto è bello. Sì. Sai cosa gli manca per essere perfetto? Cosa? Qualche lago. Sì, è vero. Potrebbero crearli. Sì. Devo una mail al Dipartimento del Turismo delle Alte Alpi dicendo: bellissimo il Galibier, però qualche laghetto ci stava. Ma c'è il fiume. Lo so, capito, il fiume, appunto. Visto che c'è il fiume, l'acqua non manca, potrebbero fare anche un laghetto. Rettilineo, prepotentemente. Non vale. Cosa? Cos'è che non vale? Imposta la curva. Avvallamenti, buche, non è vero. Qualche avvallamento sì, però. Siamo quasi arrivati in valle. Qua c'era quel paesino con tutte le sculture di fieno. Savoir, ti ricordi? Ah, erano di fieno? Sì. E là, come va così piano? E li supera tutti. Aumenta la velocità per arrivare dove c'è Eros. Adesso gli do un calcio, li faccio cadere. Guarda, guarda che si superano anche loro. Bello, quel pezzo di fuori peloso. Che bello. Bene fans, la parte più bella del Galibier è praticamente finita. Adesso inizieranno una serie di paesini. E da qui il prossimo passo che andremo a fare è il Col de l'Iseran, ovvero il valico carrozzabile asfaltato più alto d'Europa. Occhio che c'è un sasso. L'ho visto. E spero che inizi a fare un po' più caldo, perché altrimenti mi devo mettere la maglietta, perché a 18 gradi è un po' freddo. Lo scatto da collo ce l'hai su? No, ma al collo un po' alto. Cioè mi entra un po' d'aria, ma niente di eccessivo. Guarda che bello che fanno i mosaici anche qua, come in Svizzera. Allora, non era male la focaccia, ma si sentiva che era un po' industriale. E beh, vabbè, che... però mi sa che questa non è fatta da loro. La pizza sì, però per come era chiusa non penso. No, infatti. Guarda che figo. Fans, questo è il posto dove c'erano tutte le sculture col fieno. Ma che belle. Che ci sono ancora. Era Les Vernay. Vernay. E non so, sai che la mia pronuncia del francese è un po'... Attenzione! Ferrari 360 Scuderia. In tutto questo ci sono 19 gradi, nonostante ci sia comunque un bel sole, però... bello fresco. Ecco, Valoir. Village en Fleury, te lo ricordi? E che? Che tu avevi letto Village en Fleury. Ma va? Sì. Guarda che c'è un alce, un cervo. Beh, le alci non sono molto francesi. Ah no, guarda che bello. Gli ha fatto anche le palle. Ecco. Bene. Fa piacere saperlo. E guardato, e c'erano. Mi inquieta un po' il fatto che tu abbia guardato lì, ma vabbè. E vabbè, ho guardato, nel senso che ho girato intorno e c'era anche il culo questa parte. Quindi era un maschio di sicuro. E beh sì, perché le femmine non hanno le corna. Comunque è bello che non salutano. Ah, meno male che non saluta, perché... Guarda, qua c'è una mucca. Ah sì? No, tu le direzioni, tu le direzioni. Ah, c'è anche il Carrefour Montagna qua. Ah. Attenzione, slalom gigante con le fioriere. Guarda che si autoelimina, sia il camper. Guarda, si è lì, si stanno autoeliminando tutti. Che bello, ah, bene. Sai cos'è l'unico problema eventualmente di andare in quell'hotel lì d'inverno?
Cioè, d'estate esci, ti fai una passeggiata, è anche piacevole. E esci d'inverno con meno 10. Magari tipo le sere c'è il vento o nevica o che ne so. E vabbè, devi soltanto mettere la giacca, eh. Sì, sì, e poi devi anche riuscire dopo che hai mangiato al freddo. Infatti vabbè, di uscire ogni volta, però non è che, cioè, nel senso, vai a piedi. Bene fans, abbiamo lasciato l'ultimo paesino dopo il Col du Galibier. Adesso qua di fronte, su questa strada che siamo obbligati a fare, c'è il Col du Telegraph. Sulla cui sommità c'era una bici che Luna probabilmente si ricorderà. Sì, non sembrava Gollum quella. Cosa? Quella che c'è in cima qua non sembrava Gollum. What? Ma quello era Pantani. Tipo, comunque sembrava Gollum. Sì, diciamo che non è la statua più bella che abbia mai visto. Esatto. Anche perché non è che gli hanno fatto proprio la bicicletta. Scambiare Pantani per Gollum comunque un po' ce ne vuole. E vabbè, però sembrava un po'... Però ammetto che non gli è venuta molto bene la statua. Cioè, pelato, con il naso un po' strano, accovacciato così, sembrava un po' Gollum. Flashback. Guarda che statua, sembra Gollum. È Marco Pantani, Luna. End of flashback. Ah. Oh. Oh. Sai che lo monterò in loop? Gli scemo. E oggi sono le mughe. Monterò in loop tutti i tuoi versi e creerò una compilation di... Oh! 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 Il gradino. Lo so. Possiamo riprendere la narrazione delle curve del Col du Telegraph, che in realtà mi sa che siamo già arrivati, che dovrebbe essere questo. Sì. Eccolo qua. Baluar. Ah, non c'è più la bici, c'è... Ah, ma non c'è più, cioè, c'è un... C'è un tipo di fieno. C'è un tipo di fieno, un po' inquietante. Presente Telespalla Bob? È vero, ci assomiglia un po'. Porca miseria, occhio che chiude. Stavo andando nel fosso. Luna, concediamoci un po' di guidato. Adesso che non c'è nessuno. Guarda come si slalomeggia bene. Sì. Non è proprio perfetto, tipo tavolo da biliardo, però dai. Non è male. Non è neanche male. E cerca di raggiungerlo? Mi si è intraversata. Ti sei intraversata? Mi si è intraversata. Ma va? Ho frenato forte anche con quello dietro. In più ero un po' piegato. E ho anche scalato marcia. C'è un semaforo? Sì, mi sa di sì, aspetta. Sì, ed è anche rosso. Attenzione, diventa verde! Quando arrivo... No. Ah, è un timer. Ah, sì. Ma scusami, ma 7 cosa sono? Minuti? Perché non cambia. Ma dici... Ma diventerà verde? Non so, 7, ma 7 cosa? Ma se è ancora rosso, non penso, 7. 7 mesi? 7 minuti. Ah, vedi, 6. Ma cosa sono 6? Minuti? Ma 6 minuti? non sono secondi, 5. Non è 5? No, è sempre 6. E allora sarà minuti. Ma che cazzo? Ma cosa vuol dire 6 minuti? Ma non c'è niente poi! Poi non lo so, ancora 6. Non sono minuti, eh. Cosa sono? Non lo so, sarà un boh. Ma non sono minuti. Sarà una specie di secondi un po' lenti. No, sono 5 giri. Perché praticamente si spengono le lucine. Quando si sono spente tutte, che fa il giro, cambia il numero. Guarda, 4. No, adesso 4. E poi si spengono tutte. Quindi è un'unità di misura inventata da loro. Ah, ok. Il giro del cerchio è una nuova unità di misura. Comunque ci sono 18,5 gradi, quindi è bello fresco. 3, 2. È abbastanza stressante. 1. No, manca tantissimo all'1, Ah, manda un po' in botta.
Dura 22 secondi. E riparte per prima? Un giro di cerchio dura 22 secondi. Che poi scusa perché? Boh, ci passavano benissimo due macchine. Potevamo anche fare sovversivi e passare a saperlo. Beh, comunque è dovuto aspettare il semaforo per riuscire a superarmi. Si fa vedere negli specchietti. Attenzione, attenzione. E la supera così. Sì, ti ho fatto passare. Bene, 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 bene. Tension, tension please. E si scende. Guarda qua come vengono giù bene ste curve. Sì. Difficoltà, difficoltà contro i tedeschi. Più che altro io se non ci vedo proprio bene, che sono sicuro che ci passo, non supero. Oh, grazie. Si è autoeliminato così? In realtà per farci passare è andato nel piazzale. Mamma mia, pazzesco. È un susseguirsi di curve bellissime. Ma qua anche la statale è bella. Non mi vengono in mente statali belle così in Italia. C'è anche il tipo col T-Max. Attenzione, mica strada divertente sta strada. Sì, anche occhio che c'è un dosso. Questo è anche bello alto. Anche il colle di Lauterella, la strada che andava su. L'anno scorso non l'avevo apprezzata e non l'avevo neanche capita. Quest'anno l'ho capita e l'ho apprezzata. Pensa a te. Mamma mia, tanta roba. Cioè in Italia ci sarebbe stato il limite di 50 e andando su a 100 ti stracciavano la patente. Ok. Dobbiamo girare a destra e poi penso che la strada sia sempre quella. Sì, D1006 è la strada che dobbiamo fare. Sembra di essere seduta su un pezzo di legno. Vero. Che poi se la tocchi con le mani non è così dura. Il problema è che probabilmente le ossa toccano il telaio. Bene fans, la discesa del Galibier è veramente veramente finita. Siamo sulla statale che dovremo fare per la prossima ora e mezza in direzione Col de l'Iseran, statale 1006. Quindi direi che da qua all'Iseran ve lo facciamo saltare perché sarà una noia infinita. E ci rivediamo direttamente più o meno all'altezza di Landesburg du Mont Cenis, che iniziano di nuovo a esserci dei paesaggi interessanti. E ci facciamo insieme anche l'Iseran. Luna? Teletrasporto! Mamma mia, che emozioni! 1 hour later. Ci stavamo teletrasportando all'Iseran, però volevamo farvi vedere anche la statale che va dal Galibier all'Iseran, perché a parte che non è male come paesaggio, ma poi diciamo che ha un discreto piacere di guida. Cioè ovvero ci sono un sacco di curve, tutte veloci e non c'è traffico. Bellissimo, è il sogno. Il sogno è fare delle statali così, senza traffico, piene di curve. Ah, e con l'asfalto bello. Esatto. Comunque vedete, il cartello dice Col de l'Iseran da quella parte, quindi noi andiamo sempre dritti. Guarda che c'è un elefante. C'è un elefante, sì. Sarà Attila. A parte che al massimo era Annibale quello con gli elefanti. E non Attila. Annibale. Si narra abbia valicato le Alpi con gli elefanti, probabilmente è il punto dove è passato. Guarda, io non ci credo neanche morta. Come fai a passare dalle Alpi con gli elefanti, che sono dagli animali della savana? Boh, comunque all'Iseran mancano 47 km. Oh, che gioia. Tra l'altro adesso, fans, la strada da là sotto è passata qua sopra, quindi potrebbe diventare anche più interessante. Ci prepariamo per la salita. Si intravedono ghiacciai là in fondo. Sì.
Questa strada istiga a delinquere. Ma sinceramente, poi in discesa, figurati. Ma no, infatti. Cioè praticamente è tutta perfetta, senza buche, in mezzo praticamente al niente, a parte qualche paesino dove c'è il limite a 50, con zero traffico, 24 gradi e cielo azzurro. Bellissimo. Ah beh, sarà difficile far di meglio. Tra l'altro non vorrei dirlo troppo forte, ma ce l'hanno la polizia in sto paese? Ce l'hanno? La polizia, non ho visto neanche una macchina. Ma da noi posti di blocco, laser, gente sui tornanti. Flashback. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada. End of flashback. Qua nessuno. L'anno scorso un posto l'avevo visto in statale, dall'altra corsia però. Quest'anno neanche quello. Si vede che c'è poca criminalità. Boh, ma da noi non è che guardano la criminalità facendo i posti di blocco alle moto, eh. Sì, no, lo fanno a prescindere. Sto farmi un po' male il culo. Sì, oltre il culo anche la schiena. No, la schiena no, il culo sì. Allora, ha ripreso quelli di prima che ci hanno superato. Cioè, col casco aperto. Io come cazzo fanno ad andare in giro col casco aperto? Lì è da dove eravamo scesi l'anno scorso e qui è dove ci eravamo fermati a guardare le mappe. Sì, che poi tipo mi sa che l'altra volta là in fondo mica era chiusa la strada. Sì, c'era tipo un cantiere, avevamo dovuto fare un giro strano, tipo tornare indietro, prendere la deviazione dietro queste case e siamo usciti fuori là avanti. Bene, praticamente da qua siamo proprio già in profumo di Iseran. Se ci fosse stato un benzinaio sarebbe stato meglio. Però non l'ho visti. No, mi sembra che c'era un benzinaio. Ah. A parte che dovremmo riuscire a farlo scendere senza problemi con la benzina che abbiamo. Sì, beh, ho tre tacche, quindi sicuro. Io ne ho 4. Ah, io ne ho 3. Incredibile. Sì, è la prima volta penso che succeda con più benzina io. Sì. Sebegna! Col di Iseran! Uvert! Uvert! Beh, comunque guarda in alto, mi sa che c'è ghiacciaio perché guarda quanta neve. Sì. Una Model X. Se va in su. Eh sì, inizia la salita. Inizia la salita del Col di Iseran. Non me lo ricordavo che iniziava da qua la salita. Neanche io. Sì, vabbè, ma che tu non ti ricordi le cose non è una novità. Che puzza di sterco. Mamma mia, senti qua come ti entra nelle narici. Beh, diciamo che le condizioni meteo fino adesso sono migliori di quelle che abbiamo trovato l'anno scorso qua, eh. Perché era brutto? Beh, era tutto nuvoloso, sì. Adesso dobbiamo superare questi due qua. E diciamo che il 1200 in uscita di curva viene su facile, eh. Vabbè, ma c'ha dietro. Oh, che bello tutti insieme! È un'emozione quando vedo i gruppi che mi salutano. Attenti, 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 mica quando. Oh, ma questo qua è partito da Reggio Calabria. La Madonna, quanta roba c'è su caricata. Minchia, chissà che pesante quella moto. È ripartito da Reggio Calabria. Si ha tutte quelle robe lì. Cioè, spero per lui, perché sennò vuol dire che c'ha la moglie che si porta dietro l'armadio. Ah, vedi? Tipo scolliniamo quindi al Col della Madeleine e poi andiamo giù verso il Col dell'Iseran. Cioè, senti che curve. Proprio belle. Sento puzza di semaforo. Perché c'è 50? È perché c'era il simbolo del semaforo. Ah, non l'ho visto. Questo è il fiume Arc, comunque, giusto per dovere di cronaca. Ma va? E tutti i paesi si chiamano Surarc, c'era anche il cartello che c'era scritto fiume Arc. Io pensavo fosse tipo Giovanna d'Arco. Luna Colombo e le stronzate. Che poi Giovanna d'Arco era francese. Eh certo. Ah, e quindi non è Giovanna. Mi sa che è tradotto, non so, sarà Giovanna? Giovanna. Giovanna? Sai chi si chiama Giovanna? L'iguana che c'era in
Bianca e Berni. È vero? C'era l'iguana, si chiamava Joana. E l'aquila si chiamava Maraute. Bianca e Berni. Quante volte l'ho visto, mamma mia. Maraute. No, a me non mi piaceva tanto. Cioè, mi piaceva di più la carica dei 101, tipo. O Aladdin, o Mulan, o La Bella Addormentata nel Bosco. Cenerentola, mamma mia. Tipo una che non mi piaceva tanto, della Disney, la Sirenetta. Mai visto. Mai visto? Mi sa di no. O forse sì, ma tipo una volta. La Bella la Bestia. Sì, quello sì. Il Vagabondo. Attenzione, te lo ricordi qua cosa hai detto l'anno scorso? Che sembrava la Svizzera. Ma dove? Tipo prima del Maloja. Mamma, Luna Colombo si ricorda una cosa. Flashback. Ma che montagne alte! Bellissimo! Guarda qua che pianurona che c'è poi. Mi sembra di essere in Spirit Cavallo Selvaggio. End of flashback. Ogni tanto succede. Attenzione, ponte tibetano con un fiume vuoto. Ah, che mare al culo. Guarda che valle larga. Sì, sì, è proprio bello qua. È proprio incontaminato, senti che odore. Di sterco di vacca. Di vacca. È un po' rimbalzante sta strada, eh? Qua è rifatto. Ah, qua è meglio. Bessans. Les petits biscuits. Les petits. Cioè, è proprio l'unico paese in mezzo alla valle. No, c'è Beneval sur Arc. Sì, dai, un po' più avanti però. 6 km se non sbaglio. Vieni Luna, non c'è nessuno. Cioè c'è una macchina ma è lontanissimissima. Il pullman dei giapponesi. Sono giapponese, faccio le fotografie. Anche più della spazzatura. Elos. Ci sono 22.3 gradi e si sente che l'aria è frizzante comunque. Cioè, non so, ieri faceva un caldo della miseria giù in Italia. Sì. 31-32 gradi anche sui passi. Cioè, anche a 2000 metri eravamo oltre i 30 gradi. Oggi mai visto più di 24. Ah, guarda che bello. Incontaminato. Sì, qua è veramente... bellissimo. Sì, sì. Con nessuno, guarda che bello. Ecco, io andrei via e mi trasferirei qua. Una casa con tutto il giardino bello, con tanti cani. Il giardino bello e le corna lunghe. Bello. Magari riuscirò a realizzare il sogno di avere una casa bella in montagna, con un giardino grande. Va bene anche in valle, però con le montagne intorno. Sì, comunque non in città. No, beh, quello assolutamente no. Lontano dalla città, dallo smog, dal cemento. Beh, comunque l'anno scorso c'erano poche macchine e poche moto quando abbiamo fatto questa strada. Quest'anno ce ne sono ancora meno e non era facile. Eh no. Comunque benzinai non ne ho mica visti. No, neanch'io. Forse a Bonneval sur Arc c'era il benzinaio. Oh, le mucche! Queste sono tutte marroni bianche. Qua sembra una scacchiera all'asfalto. Sì. Infatti, cioè, sto rimbalzando praticamente. Attenzione, quella è la strada che porta su all'Iseran. Ma va? Sì, sì. E il col dell'Iseran è proprio qua dietro. Bonneval! Siamo a Bonneval. Ragazzi, non è peggio. René Pesci. Bonneval, ricordiamo, paese tutto in pietra. Sì, caratteristico. Molto classico. Sì. Ah, fermati qua che mettiamo tutto. Oh, Gesù, fammi anche riprendere un attimo il culo che... Hai acceso tutto? Sì. Anche la Sony? Sì. Bene, siamo pronti per affrontare il colle dell'Iseran con l'unicorno in testa. Facciamoci riconoscere.
Che vergogna. Quando gli altri non avranno le riprese fighe, io sì. Luna Colombo è passata davanti. Ho sentito un rumore. Anch'io. Cos'è stato? Sono io? E tu? Non lo so, fammi controllare. Ma la Ista ce l'ho in testa. Quindi non so cosa sia stato. La Sony ce l'ho. La GoPro ce l'ho. Il monoposto ce l'ho. O è stata l'altra moto? Boh. Luna, ho tutto a posto? Sì. Lo zaino? Sì. Ma hai sentito anche tu? Sì. Non lo so. Sarà stato l'altro? Boh, non so. Il telefono? Io ce l'ho. Anch'io. Boh, allora non so cosa sia stato. Dopo i controlli vari, riprendiamo la salita verso l'Iseran. No, ho sentito una bella botta. Ho pensato di aver perso qualcosa per strada, perché, cioè, nel senso, di cose attaccate che in teoria potrebbero staccarsi, e qualcuna c'è. Quindi quando senti un bomba dici, oh cacchio, cosa gli sei staccato dallo zaino. Però lui non ha detto niente. Beh, effettivamente a me sembrava fosse l'altra moto aver fatto rumore, non lo so. Comunque guardate là, inizia a nuvolarsi, però c'è il ghiacciaio là in fondo. Tornate stretto, eh. C'è la strada un po' sporca, eh. Ma qui al posto delle righe fanno i puntini. E le righe costano troppo. Ah, ok. E comunque due curve e porca miseria se sei già in alto. Sì. Guarda il ghiacciaio com'è grande. L'anno scorso era tutto bianco, il cielo non si apprezzava così bene. Ah, sì, beh, grande, oddio. E beh, sì, ok. Sei anche distante almeno 6 o 7 chilometri, eh. Ma penso che in inverno sia tutto ghiacciato sotto, no? No, in inverno sarà tutto bianco, non capirei neanche la differenza tra il ghiacciaio e la neve. E mi sorpassa? Ti deturpa? L'unicorno? Ma stai sentendo la musichetta? Sì. Wow, che bello. Sta facendo tipo l'organo a canne. E perché, fans, dovete sapere che essendo fatto in quella maniera lì, tipo palo traforato, il vento lo attraversa in maniere diverse mentre guidi e fa suoni diversi, quindi tipo sembra una specie di organo a vento. Piacevole, piacevole. Un po' meno piacevole la Tiguan qua davanti. Territoire d'exception. Vieni Luna, nessuno. Adesso arriva un Porsche, ma è lontanissimo. Non l'ho superata. Dopo la moto vieni. Nessuno. Ti aspetto a superare l'altra macchina. Ok, ci sono. Ok, adesso vedi anche tu che dopo le due moto non c'è più nessuno. Supera pure. Ah, se fa freschino senza il sole. Sì, veramente. Sì, ma quanto saltelliamo? È abbastanza salterina questa strada. Vai Luna, interno. Sì, in effetti l'Iseran come asfalto lascia un po' a desiderare, eh. Cioè praticamente hanno fatto quella striscia lì di rappezzamento che dura per un bel po' di chilometri e, cioè, si salta. Ciclista, strike, pam! Dobbiamo muovere tutte le viscere. Comunque se qua ci sono 20.1 gradi, mi sa che in cima ce ne sono tipo 15. Sì, ma che freddo. Vieni Luna, supera subito, senza indugio. Decollo!
Ah, ma la targa ce l'ho ancora attaccata? Sì. Sei sicura? Sì. Perché quella botta lì poteva essere anche una targa che si stacca. Ce l'ho la targa? Sì che ce l'hai. Sì. Ah boh, allora posso, non so cosa poteva essere stato. Guarda che cascatona, hai visto la cascatona? Vai Luna, interna! Anzi, esterna, sì l'ho vista, non è vero. Ecco, bella. No, proprio adesso devo ripartire. Guarda le vespe! Guarda qua. Beh, oddio, proprio piccolo il ghiacciaio non è. Vederlo da questa angolazione sembra più grande. Vai. Eh sì, è bello grande, sì, eh. Sì. Immaginatelo 100 anni fa. Era il triplo, quadruplo. Arrivava giù a Bonneval sur Arc, sicuro. Senti che spuzza. Questi qua sono i freni che stanno dando fuoco di qualcuno che è sceso in macchina. Non ce la fa proprio. Lasciami stare. Sto ammirando il paesaggio. Sì, ma qua se vai giù, vai giù. Tornante. Guarda i cuoricini! Ah sì, sono rimasti dall'anno scorso. Flashback. Sono dei cuori. Wow, detti cuoricini! Al posto delle linee tratteggiate hanno fatto i cuori. End of flashback. Porco can che avvalamento. La sente qua davanti. Guarda l'inseguimento dell'unicorno. Sì, guarda, se volessi andare via, anzi guarda, due curve ti ho persa. Guarda che ride bene, che ride ultimo. Oh, dov'è Luna? Non la vedo più neanche negli specchietti. Io ti vedo invece, forte e chiaro. Non era sentire quello? Ma anche vedere. Ah, vedi forte tu? Sì, vedo forte. Ah, ok. Vabbè, io mangio duro invece. Mangi duro? È perché siamo in vena di stronzate, ne hai detto una tu, volevo dirne una anch'io. Ah, ok. C'è una galleria. C'era anche l'anno scorso. Ah, galleria di Bema. No, questa è più bella, però non è illuminata. Bestia. Attenzione, perché quasi no. Si incrociano le traiettorie. Devi risuperarmi subito per incrociare le traiettorie, però. Guarda che sembrano delle vagine. Vabbè. È vero? Sì, ok. Nessuno che saluta, eh. Oh, nessuno. Complimenti. Saranno haters. Ottimo. Ci avranno riconosciuto. Ottimo. Spirito di motociclista. Andiamo a superare la Polo. No, nessuno saluta. No. Saranno italiani. Saranno italiani. Maleducati. Porca puttana. Stanno inculando tutti. Beh, da qua il paesaggio inizia a essere bello. Si può superare? Arriva qualcuno? No. Cosa è successo? Niente, ho superato.
Ci sono 18.4 gradi con il 36% di umidità. Così, giusto per dirvelo. Che magari uno dice, chissà quanti gradi ci sono sull'Iserana a settembre. E intanto che lui guarda il meteo, io lo svernicio così, senza dire nulla. In cima ce ne saranno 14. Beh, bello il paesaggio, bello, bello, però il Galibier è più bello. Sì, un po' sì, dai. E anche l'asfalto del Galibier è un'altra cosa. Ah! Porca! Ah. L'ho presa proprio secca nei maroni. Proprio secca, non me l'aspettavo. La modus. Come quella di mio nonno. Ciao, allora adesso esplode. Ma 29 km orari. Guarda che c'è uno in piedi col giubbotto giallo. Presta attenzione al fotografo, mi sa. Ah, oddio. È il fotografo, ma non è della polizia municipale. Anche se c'è il flash, c'è il flash. Allora, abbiamo fatto all'Iseran, a poi? Al Galibier. Al Galibier, basta. Ma guarda che mentre dice le foto! Fa talmente freddo che si è spento. Hai deciso di andare in letargo. Ha detto no, troppo freddo, basta. Adesso sconde i simboli. Sarà mandando a fan. Buona idea attraversare in curva. Buona, buona idea. Ora. Attention, please. Luna, le foto? Le foto? Dove le facciamo le foto? Le foto? Con dietro il ghiacciaio? Guardalo là, non ti giri abbastanza. Sì, lo vedo, lo vedo. Però dobbiamo fare l'inversione. Oppure di là con tutte quelle montagne dietro. Cosa dici? Cosa dici? Non lo so, amore. Meglio il ghiacciaio, no? Però ci sono le persone. Secondo me si vede di meno, si vede di meno. E vai di lì allora. Comunque col dell'Iseran le foto le abbiamo già fatte l'anno scorso qua in cima, quindi non ci sprecherei troppo tempo, anche perché è molto tardi. Dove? E non so, guarda lì che montagna, appena dopo la curva, appena dopo la curva. Comunque Luna Colombo ancora non ha capito che dopo glielo metto in testa lei l'unicorno. No. Sì. No, ti hai ficcato in anche. Che volgarità. Che volgarità incredibile, che volgarità incredibile. Qua? Un po' nascosto. No, fa poi che cazzo c'è? Infatti, a parte che è la partenza della seggiovia. Non mi piace. Vabbè dai, torniamo in cima a farne d'un paio. Adesso guarda che dice che non riesce a fare inversione. Va bene. Dai, Luna, metti giù il piede bene. No, dall'altra parte, il piede dall'altra parte. Mettilo giù, gira tutto il manubrio. Dai un po' di gas. Oh, ma hai visto che ce la fai se vuoi? Ma perché qua era larga? Ma perché qua era larga? E quando è stretta che non riesco. E perché c'hai tutte le tue idee? Come ieri sera? No, guarda, sono tutti in camicia. Io dentro il ristorante non entro, entriamo in tuta. Vabbè, comunque mi metto dove ci sono tutti i pilastri, tipo, dopo il cartello. Dopo il cartello, e poi? E mi metto sulla destra, non dove c'è il cartello. Ah, sì, sulla destra. Beh, il cartello è sulla destra. Ho capito, ma adesso c'è pieno di gente, tipo qua davanti, tipo qua. Più avanti, dove non ci sono i sassi. Aspetta che questo qua, tipo? Tipo qua. Dentro, vai nella piazzola. Entra nella piazzola. Sì, la piazzola. Non cadere nella piazzola. Basta, va bene. Vediamo se riusciamo. Ah, si è ripreso. 15 gradi. 15 gradi. Bene, fan, siamo in cima all'Iseran. Dall'altra parte c'è la Val d'Isère.
da quella parte lì c'è Landsburg Munchenis. E quello mi sa che veniva alle superiori con me, però. Con chi? Quello con l'XR giallo. Perché fa le collaborazioni con moto.it. Ho visto che ha messo il video, la foto l'altro giorno, che stava venendo a Liseran e al Galibier. Sì. Vabbè, se era lui ci salutava. Mi sa che da qua non si vede una cippa, perché eravamo già venuti l'anno scorso. Infatti non si vede un tubo. Anche perché lì diventa troppo scosceso per inquadrare. Beh, comunque la vista è carina, ma niente di che. Oltretutto si sta tutto annuvolando. Comunque sono convinto sia lui. Bene, facciamo due foto proprio al volo così. Una storia. E poi riprendiamo. Moments later. Ma però non, se non si tolgono dai non riesco a girare. Bene fans, possiamo tornare in moto. Ci sono piacevoli 14.2 gradi. Comunque sono andata. Comunque ho una tacca. Anch'io. E comunque non abbiamo sincronizzato le telecamere. E vieni qua che... Ok. Bene, alla fine due foto le abbiamo fatte anche qua. Fa talmente freddo che se parlo mi si appanna la visiera. 13.6. Non c'è limite al freddo. Fortuna volendo ho anche un'altra a maniche lunghe, quella che ho messo ieri. Potrei buttarmi su anche quella se proprio più avanti dovesse fare freddissimo. Anche se penso che da qua il clima sia tutto in salita. Cioè noi andiamo in discesa e il clima sarà in salita. Eh sì. Luna, allarga! Allarga. Ah, no, no. Perché non ti ho detto interno esterno. Luna esterno! Ulala, voilà. Senza tutte le musiche, come essere in un concerto. Non abbiamo visto neanche una pattuglia, niente, zero. Proprio noi, la strada, le mucche. Mucche un sacco, ecco, sì, quelle ce n'erano tantissime. Mucche un sacco, sì. Hai pensato, dietro lo scollinamento cosa c'è? Ho detto il vuoto. Luna. 11 gradi. Mica è freddo. Sì, no. Comunque se vorremmo iniziare a fare dei giri anche in autunno, inverno, non lo so, devo comprarmi le cose invernali perché così fa freddo. Ma va. La tuta va bene da inizio giugno, perché già a maggio alcune volte fa freddo, a metà settembre. Certo, se non vai su a 3000 metri. Da metà settembre in poi, se inizia a beccare le giornate un po' che magari si annuvola così, fa freddo in tuta. Che poi non so neanche, nel senso che ok, va bene, se ti prendi l'abbigliamento tecnico magari è meno freddo. Ma comunque l'asfalto è freddo, cioè... E devi stare molto più attenta. Cioè non so neanche quanto ne valga la pena, perché se devi stare in giro con l'ansia che magari cadi. Vabbè, ho capito, ma cioè non puoi neanche vivere con quel pensiero lì, eh. Boh, non so quanto sia divertente. Ma vabbè, ma ho capito, ma mica devi andare a fare le gare a tentare la piega estrema. Se vai normale non cadi. E no, lo so, ma la maggior parte dei passi sono chiusi. Ma quello va bene. Cioè puoi fare giusto i passi aperti tutto l'anno. Sì, è ok, ma da usarla solo d'estate, Luna, ad andare a fare il Berlino a gennaio, ce ne sono molte di sfumature in mezzo, eh. Quella puoi usare anche per non fare video, nel senso, certo, se vai a fare il Berlino d'inverno sarebbe sicuramente figo portare il video, ma non basta neanche l'abbigliamento invernale, serve l'abbigliamento riscaldato, perché con i guanti invernali che ho, dopo mezz'ora che sei in giro, comunque le mani è freddo, eh. Guarda che si vede in fondo il lago. Lago d'Isère. Ah. Ciao ciao.
Cioè, quindi servono i guanti riscaldati, ci sono anche le calze riscaldate, e alla fine sono i due punti dove, cioè, l'estremità dove ti si accumula di più il freddo. Ah. Quindi già che compri i guanti e le calze riscaldate. Solo che le calze costano 129 euro e i guanti 50. Sì, ma ne devi comprare un paio. Se stai via più giorni, cosa fai? Le lavi ogni giorno. Cosa? Se stai via più giorni, hai solo un paio di calze. Metti sempre quelle. Ah, bello. Beh, che cacchio te ne frega, mica. Se è inverno, mica ti puzzano i piedi, Sì, vabbè. Gio buona se te li ritrovi quando togli le scarpe. A parte che fans, a noi non ci puzzano mai i piedi neanche d'estate. Perché siamo delle persone che fortunatamente non puzzano. Mai. Esatto. Madò, comunque carino, insomma, però l'asfalto, mamma mia, che aborto. Vabbè, dai, non puoi dirli così. Mica quello di ieri era un aborto, ma questo no. Ok, vabbè, quello di ieri era una roba veramente imbarazzante e soprattutto pericolosa. Questo comunque, dai, cioè, nel senso, sì, vabbè, forse aborto eccessivo, però in alcuni punti troppi avvallamenti. Uffa. Vieni, non c'è nessuno, tutta vuota. Comunque ho le mani congelate. Anch'io. All'esterno. Il triciclo. Attenzione alla Lotus, che vorrebbe superare con l'immoto. Lotus Exige. E che ci fa passare? Madonna, che salto che c'era lì. Voghera. Arriva qualcuno? No. Speriamo ci sia un benzinaio, che siamo messi molto male. E si rimette all'inseguimento. Attenzione, tornante! La la! Ora due Triumph. Crociano le traiettorie. Siamo quasi in valle, attenzione. Esatto, anche l'Iseran è quasi finito, che dura molto meno del Galibier oltretutto. La sorpassa. Occhio che salta un po' quel tornante lì. Sì. Oh, è tornato anche un po' di caldo, no? Sì, beh, oddio. Non so perché mi si è spento il termostato, tanto per cambiare. Oh. Ah, ok. Ah, ok.
Ah, è bagnato. Sembrava un crepaccio. Madonna, che aria fredda. Sì. Val d'Isère 1930 metri. Ah, vedi, perché siamo ancora stra in alto. Abbiamo un paese a 1930 metri in altissimo. E beh, San Moritz a 2000 metri. No, 1800 San Moritz, eh. Beh, comunque bello, ma è deserto. Gesù. E pur sempre una domenica di settembre alle 4 del pomeriggio. In effetti le 4 del pomeriggio dovrebbe essere un orario da passeggiata. Belle però le case. Sì, immagino siano tutte case vacanza. Ah, i cavallini! Guarda che belli. Ma quanta erba deve mangiare per riempirsi? Abbu, devo fermarmi? E fermati al benzinaio. Non è un benzinaio quello lì avanti, no? No. Oh, le mucche. Mucche, mucche. Beh, vediamo se troviamo il benzinat. Mi pare che prima di uscire dal paese ce ne fosse uno. Speriamo. Ho questo ricordo, spero sia un ricordo giusto. Sì. Hanno tolto la moto? Sì. Dove l'ha messa? Sì, non ci sono più, erano una là e una qua. Certe volte le spostano. Ho capito, dove le ha messe? Questa qua è la via principale. Non so. Flashback. Oh, guarda una moto gigante, l'hai vista? Ficata, che fica. End of flashback. Total 1,63, eh? Però dobbiamo farla per forza. C'è scritto pagamento dentro, ma si vede quando è aperta. E adesso è chiuso. SP95. Introdurre la carta. Ancora quel punto lì sei? Sì, perché stavo tirando fuori. Ritirare la carta. Perché? Attendere. Carta non accettata. Ecco. Perché? One eternity later. A zero. No, aspetta, mio no. Qui a Fondovalle siamo saliti a 19.5 gradi, si sta decisamente meglio. Molto meglio. Adesso praticamente ci aspetta il costeggio del lago d'Isère. Ah, la gendarmerie. La gendarmerie. E dopodiché arriveremo a un paese di cui non mi ricordo il nome, ma che è quello prima del piccolo San Bernardo. Lì vedremo le condizioni meteo, l'ora, visto che sono già le 4.20. E decideremo se andare a vedere il lac du Roseland o se fare il piccolo e tornare verso casa, cosa molto probabile vista l'ora e visto il freddo che c'è qua, non vorrei prenderne ulteriore. Oh. Mamma mia, che palazzi. Costruire questi robi così giganteschi dentro nelle vallate, boh, io fossi l'assessore all'urbanistica non gli avrei dato il permesso. Bello, porta turismo, però falli un po' più bassi. 4 piani, 5 piani, no? 8, 10. Cioè è proprio brutto da vedere. Sono hotel. 18 e mezzo. Bestia, che freddo. C'ho il portachiavi che mi va davanti al termometro. In galleria già mi hanno fregato una volta, non mi si frega più. Anche a Luna hanno fregato, anche se sta zitta e fa finta di niente. Ah, un'altra galleria. Oh, qua c'è 70, si può un attimo accelerare. Luna sta registrando la Sony? Sì, sto patendo il freddo. Nuvoloni là in fondo. Sì. Io faccio l'italiano. Tac, prima fila. Scusami, se no la moto cosa l'ho comprata a fare? Per fare la coda? Lo spegni il motore. Luna Colombo, è la fase di abbiocco post pranzo. Guarda là. Pioggia.
Indovina da che parte dobbiamo andare noi? Di là. No. Ok, meglio. Ma l'hanno messo nella grata perché hanno paura che glielo fottono? E magari, boh, non so. Perché per il vento, boh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sono partito, fa la sua partenza. Ecco, adesso ritorno indietro ai box. Devo fare il drive-thru. Sì. Beh, in effetti ci stava a fare qualunque cosa stiano facendo perché è messa abbastanza male. Penso l'asfaltino e mettano dei tubi. Guarda come sono tutti così. Tutti col GS. Sì, infatti. O il GS o l'Adventure. Orco cane, occhio. Non vedo un cazzo di niente. Oh, la galleria di Bema è messa meglio, eh. Qua, ma è sterrato? Mamma mia. Ma guarda lì come piove. Mamma. Porca quella merda. Ancora? Guarda, guarda che verde, verde, verde. In realtà è giallo lampeggiante. Porca difficoltà. No, con giù la visiera non vedo veramente nulla. Tutta così? Cos'è? 40 o 1 minuto 40? 1 minuto 40. Cosa mi guardi? Puzzi. Non tu puzzi di più. Oh, tutti col GS? E tutti che hanno i soldi. Eh sì, si sta mettendo molto male là in alto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Altro che galleria di Bema. No, ma poi... cioè, io non ci vedo veramente. Io sì. Ma poi cos'è l'allagamento? Occhio. Ci sei? Sì. Bene fans, finita tutta la fase di lavori stradali con i semafori. Speriamo di essere finalmente su una strada senza più continui rallentamenti. Guardate là la cascata intanto. Porco cane, se andava forte. Che miseria. Questa è la strada che ci porterà fino al paese sotto al piccolo San Bernardo. Le Petit San Bernard. Proprio lui. Le Petit Je suis Madame Pompidou. Je suis Madame Pompidou. Vous voulez coucher avec moi? Volevo pate avec moi. Ah, Borg San Maurice, 21 km, è quello il paese che c'è prima del piccolo San Bernardo. Ah. Ora qua che slalomeggio in statale. Oh, che belle statali. Francesi, vi adoro. Je t'adore. Aspettate che aspetto l'una, sennò è un casino poi. Io ti aspetto, ma tu non devi rallentare. Devi continuare a proseguire la tua marcia. Perché? E così ti inquadro un po', facciamo un po' di bagarre, ci divertiamo un po', se no ci addormentiamo. J'ai compris que tu voulais coucher avec moi. Eccola, eccola, eccola. Mamma che puzza di cavallo. Di merda. Merda di cavallo. Si insinua all'interno. Attenzione. Chiude la porta. C'è l'asfalto rovinato. Ah. E viene fuori bene lo stesso. E la mette nel mirino. E no, arriva una macchina. Si rimette in coda. E adesso ci crede di più. E si può accelerare un po'. Taglia la curva. Che poi il bello è che il limite è 90, quindi anche se acceleri un po' sei comunque nei limiti. Sì, esatto.
Boh, Luna, faccio due curve un po' spinte, un puntino nello specchietto. Madonna, sono qua. Vedo solo il faro. Io ti vedo bene invece, è forte e chiaro. Per forza, 80 kg d'uomo, come fai a non vedermi? Una massa muscolare che al Kogan levati. Mamma mia, quanta modestia. A me non serve la modestia, io mi baso sul realismo. Ah beh. Peccato che al Kogan penso fosse alto 1,90 m, quindi praticamente poteva apparecchiarmi in testa e mangiare lì. Come sei pieno di te. Però vabbè, a parte questo. Luna, ma quest'anno la facciamo la patente per le moto vere o no? Ma cosa vuoi? Che anche te c'è ancora il Duke. Ma cosa c'entra? Ma io la patente ce l'ho. E vabbè, non lo so, vediamo. Come vediamo? Se me la sento. Vabbè, ma devi farla, eh. Devi farla la patente. Ma finché non ho... finché non ho i soldi per comprare la moto, cosa faccio a fare? Ma cosa c'entra? Almeno hai la patente e puoi provare le moto, altrimenti non puoi neanche provarle. Ti sembra una buona argomentazione? Boh. E non puoi provarle? Come fai a scegliere una moto nuova se non puoi neanche provarle? Ho capito, potrò anche provarle, ma se non faccio un finanziamento non potrò mai comprarla. Ma cosa c'entra? Ma io cambierei il Duke soltanto per... perché voglio... Perché gli metto il bauletto, poi viaggio comodo. No, il bauletto neanche è morta, semmai le borse laterali. Beh, questa è un po' come la strada del Col di Lauterè, dai. Che è una statale, ma... Siamo andati Will. Ma vien giù bene. Cosa ne pensi della strada? Troppo vit. E la madonna. Cosa vuol dire? Sono a 33 all'ora. Troppo vit mi sembra un po' eccessivo. Anche se non so cosa voglia dire in realtà. Sento che ti si sta imballando. Sì. Bescia, come ha fatto il dosso veloce questo? A cosa serve il GS se non per prendere i dossi a cannone? Beh, comunque non si scalda, perché ci sono sempre 19 gradi. Questa è intenzione di fare l'Iseran con quella bici? Bello. Sì, a parte che arriva su col buio. Scusa, guarda che è un'evoluzione. È passato dalla bicicletta alla bicicletta con le valigie. E come passare dal Duke a un MT. Sì, ho capito, ma la bici con le valigie... Cioè, già la bici è pesante, magari. E pensa avere la bici più il bambino sopra. Te la devi portare dietro, eh. Io prenderei la bici elettrica al massimo. Ah, sì. O, se non proprio elettrica, pedalata assistita. Guarda, a me più che assistita devono proprio farmela la pedalata. Ah, ok. Cioè, devo avere proprio tipo due gambe bioniche che pedalano a posto mio. E becca, ti sta smitagliata. Insieme. Ecco, qua c'è già una temperatura più piacevole. Sì. 21.4. Bene fans, siamo arrivati al bivio del piccolo San Bernardo. Avevamo una mezza idea di fare un altro pezzo di strada per andare a vedere un lago. Però sono già le 5. E orca miseria, se è brutto di là. Mamma mia, no, speriamo di non prenderla. Avevamo messo nel navigatore il lago per vedere quanto tempo ci volesse e dava 45 minuti, quindi 45 andare, le foto, 45 tornare. Saremmo arrivati qua che erano già le 7 passate e veniva veramente tardi. Poi altre 3 ore per arrivare a Quincinetto, cioè praticamente arrivavamo a Quincinetto le 10:30, quindi anche no. E niente, adesso quindi iniziamo la salita del piccolo San Bernardo che ci riporterà in Italia e speriamo di non prendere la pioggia. Sì, che non mi sembra molto... Comunque di là sì, è molto brutto. Chi sta facendo l'Isaran adesso non lo so, eh. Il piccolo San Bernardo dal lato francese non l'abbiamo mai fatto, oltretutto. No. L'abbiamo fatto solo una volta l'anno scorso dal lato italiano. Siamo arrivati in cima, abbiamo oltrepassato il confine di qualche centinaio di metri. Abbiamo guardato giù, ci sembrava non fosse niente di che come visuale, insomma. E siamo tornati indietro, anche perché anche lì erano le 7:30. Flashback. Ma guarda, che fico! Sarà San Bernardo. Sì.
Beh, siamo entrati anche in Francia, direi che possiamo tornare in Italia. Cioè, oggi abbiamo fatto Svizzera, Francia, Italia. Fico, fico. Fermati lì sul tornante che voglio guardare giù. Non c'è niente di merda, una merda, niente di che. Ah vabbè, però è la Francia. Vai, andiamo a fare la foto vicino ai cani. No, anche il cartello. Che cosa sarà sì San Bernardo, eh? End of flashback. Poi abbiamo fatto tutta autostrada, siamo arrivati a casa alle 10:30 mi pare, che era la sera che c'erano i tizi che litigavano fuori di casa, la sera del cornuto, anzi della cornuta, solo che col cavolo che mi rifregano a fare l'autostrada, 33 euro. Madonna, no, no. L'anno scorso, quest'anno è aumentata a 44. Sì, ma da 33 a 44 è un furto. Aspetta, aspetta, 33 l'anno scorso dal Monte Bianco, ovvero da qua. Quest'anno abbiamo guardato da Aosta, una volta che eravamo lì a fare l'aperitivo in macchina, dava 44, quindi meno strada, 11 euro in più. Perciò vuol dire che da qui, da 33 sarà diventata 50. Non male. Quindi anche no, grazie, facciamo la statale fino a Quincinetto, così entriamo in Piemonte e poi paghiamo molto di meno. Ti ricordo che la 360 è accesa, quindi... Quindi te la butto lì. Quindi interno, esterno, interno. Cos'è, merda spiaccicata più volte? No, ho fatto le strisce come sulle macchine da corsa. Ah, così sembra che vai più veloce. Oh, un po' di sole. Comunque quest'anno non l'abbiamo detto, lo ricordiamo anche se questa sarà l'ultima parte del video. Per andare in Francia servono guanti omologati, kit di pronto soccorso e i giubbottini catarinfrangenti. Questa è la teoria, la pratica non abbiamo visto neanche un posto di blocco, né tantomeno una pattuglia neanche che fosse in giro a farsi gli affari propri. Esatto. Porca miseria, sei nero. Mi ricorda il rientro in Italia l'anno scorso dal Colle della Lombarda a scappare dal temporale. Flashback. Comunque qua il maltempo, in realtà noi stiamo salendo in quota ma ci stiamo allontanando poco e quello continua a venire verso di qua, quindi bisogna darsi una mossa, scendere. Ti lascio l'azzurro. Infatti, in modo tale da ritrovare il cielo azzurro e magari un po' di sole, così ci scaldiamo. End of flashback. Non pensiamoci. Beh dai, perlomeno abbiamo i copri zaini impermeabili. Vabbè, gli zaini li salviamo, in compenso noi ci bagniamo fino alle mutande, ma vabbè. Esatto. Perché se guardi di là la situazione non è drammatica. È quando fai il tornante verso destra che guardi dall'altra parte che è brutta. Beh, comunque fa a livello di asfalto c'è qualche rattoppamento, però dai, è fatto abbastanza bene. Si saltella un po', ma neanche tanto. Luna Colombo è caduta preda del mutismo selettivo. No, beh, non è vero. Luna Colombo interna! Ah, guarda giù la valle, che figata! Si vedeva tutto. Sì. ma perché mi... A stare tanto tempo così, mica, mi fa male le ginocchia, perché poi ci sono le cuciture qua che mi stringono. A me è successo solo una volta che ti ricordi che ti avevo detto che mi faceva male? Non so per quale motivo, se no, no, mi tirano solo le balle. No, a me tira le ginocchia. E beh, le balle non ce le hai. E meno male, sono sempre stato un problema. Eh sì, infatti. Bei discorsi. Che schifo. Oi, tornante. Ma perché sono i discorsi della vita? Eh sì, facciamoli in autostrada per i discorsi della vita. Allora, questo Petit San Bernardo è ripetibile per l'asfalto. Sì, l'asfalto pecca molto, Non che sia tanto peggio dell'Isérane, No, beh, ok. Beh, non è ai livelli della... Sayonara là. Sayong. Sampere. Sampere. Non lo so quello lì, insomma. Sampei. Samperie.
pescatore con le orecchie sventolate. Comunque, hai notato che hanno tutti, quasi tutti, la visiera trasparente? Ci sono pochi che hanno la visiera a specchio. Ma che ne so, perché costa di più? Beh, quella KTM mi sembra 45. Beh sì, la tua 60. Vabbè, ho capito, ma io col sole in faccia non riesco mica a guidare. E uno dice, metti gli occhiali da sole sotto. Ma a volte ho gli occhiali da vista e non è che posso mettere due paia di occhiali. Ma no, ma un po' sono scomodi perché ci sono le asticelle che... Ma perché le asticelle degli occhiali da sole sono più grandi delle asticelle degli occhiali da vista. Quindi quelli da vista sono scomodi, ma vabbè, fattibile. Quelli da sole danno veramente fastidio. Guarda, mi sa che c'è un cavallo dentro lì. Ah sì? Ma scusami, no, non va a sbattere quando fa le curve? Cavallino! Guarda qua, che bello. Eh sì, infatti traballa un po', Ma poi, come fa a non cadere? Vabbè, ha quattro zampe. E vabbè, cosa c'entra? Tiene meglio l'equilibrio di te che nei due. Hai mai visto un cane in metro che cade quando la metro parte? Vabbè, magari... No, vabbè, cadere no, però magari si sposta un pochino. Anche il cavallo si sposta, non hai visto che continua a muoversi? Sì. Questo slalomeggiare... Guarda che bello. Guarda qua che serie di curve. Beh, qua l'asfalto è migliorato. Sì. Non so perché salendo migliora. Vabbè. Comunque è migliorato. Rettilineo? Il rettilineo, ma sei indietro 200 metri. No, sono qua. Sei tipo... Te hai un po' tipo la visione dell'ora come... Hai bisogno dei metri, tipo l'ora, la visione che ha mia mamma dell'ora. E sono, se sono le 10:30 ti dice che sono le 11 di andare a letto. Ed è uguale a quei metri. Comunque appena ci sono due curve ti perdo, Incredibile, incredibile. Pensa se prenderò una moto con più cavalli, ciao. Cioè, pur rispettando io comunque i limiti, cioè, se arrivo al limite in un secondo... Ti perdo per sempre. Many months later. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. E sì, che mi ha detto? Ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo! Meanwhile... Knaus... Vedo, c'è la curva. Allora... Non c'è nessuno... Per quanti metri? Arriva una macchina! Ecco. Una macchina. Dopo quella? Dopo quella niente. Ho la visuale anche più avanti, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Arrivo. Dei coni per terra? Par terra, dei coni par terra. Allora. La fa interna, guarda come viene fuori! Asfalto, attenzione! Guarda qua che curve! Bellissima! Sei qua divertente di brutto! Ma cos'è sto? Non si capisce? Dov'è la strada? Ah, guarda, siamo arrivati alla Rosière. La Rosière, è tutto in rosa. Mai sentito. Sì, ma saranno tutte case vacanze. Vabbè, ho capito, sono belle comunque. Poteva essere casa vacanza brutta. Che freddo. È abbastanza, sì.
Ci sono 17.9 gradi. Sono indecisa se mettermi la felpa. 1850, ma ti ci sta? Ah, devi metterla sopra? No, sotto. Ma come fa a starci sotto la tuta che già ce l'è su attillata? Ma che non ci entrerà mai sotto, eh? Non devo allacciare il sopra al sotto. Secondo me, cioè, al massimo ti do la mia e te la metti sopra la tuta. La mia ti entra per forza. Ah. Beh, a parte la temperatura, la cosa che mi preoccupa di più è il tempo, che si è messo molto male. Cioè, molto male no, ma comunque male. Da quella parte lì ancora sembra discreto. Ma il pezzo dietro è quello peggiore. Tirol. Beh, comunque hanno la cultura del fiore, guarda quante fioriere tutte tenute bene. Sì. Da noi hanno smesso di piantarli perché li rubavano la notte. Ma va. Ti giuro, al cimitero di Cugiano mettevano giù i fiori la notte e poi li rubavano. Ma ti pare? Ma veramente, mica per finta. Cioè, guarda qua che bello. Sì. Da noi si rubavano pure il vaso. Mm. Ah, guarda che c'era San Bernardo. Sì. La Rosière, tac, 1850 metri, tac, accendi la GoPro davanti, tac, accendi anche l'Insta 360 ma non riesci mentre lo fai in movimento, quindi te la devo accendere io, tac, spiazzo per farlo. Ora mi spieghi da lì come faccio ad accendertela? L'accendo da sola, il primo il tasto piccolo. Sì, tieni premuto finché non si accende. Adesso schiaccia ancora quello piccolo che va su video. Sì. Adesso schiaccia quello grande. Ok. In cima al piccolo devo fare la pipì. Secondo me qua deve essere figo sciare. Guarda che pistona. Sì. Madonna che vento freddo. Sì, troppo freddo. Oh, guarda il sole. Che bello, che scalda un pochino. A bientôt. Porca miseria. Guardate la statua di San Bernardo come si vede da lontano. Sì. Slalom per loro. La mette nel mirino. Ore 17:35. Passo semideserto. Avvallamento. Porca miseria. Ah, sbaglia la curva e si infila. Sada un po' lunga. Ha approfittato dell'errore dell'avversaria. Salto. Op. Ah. Comunque adesso mi metto lo scaldacollo. Quello pesante, tra l'altro. Io mi metto anche il passamontagna. Mi ripara un po' di più. 16.5. Ah, ehi, la la. Porca miseria. Lo passa? Voglio vedere se fa altri errori. È spento, vero? Sì, è spento. Stanno allargando la strada. Ci siamo quasi in cima. L'ultimo passo della giornata e della due giorni. C'è quasi. La fianca. No. Mantieni la velocità. Bestia. Avvallamenti, scossioni a profusione. Mica ripetizione. Bello però. Guarda quando ci sono quelle nuvole lì che si muovono, che tu riesci a vedere il movimento della nuvola. Flashback. End of flashback. Con l'inganno della nuvola. Ah, sole. Guarda che ci sono le mucche che vanno via.
mucche libere e selvagge. Vedo la sad. Guarda che piccoli! Oh, i vitellini! Quel signor lì c'aveva il casco con le corna del diavolo. Bello. O sono quelle che gli ha piazzato la moglie. Ah, ecco, sì, può darsi. Bestia, come va giù? Ah, ci siamo. Le petit Saint Bernard. Le petit Saint Bernard. E che schi, le chi schi, chi lo. Hospice du Saint Bernard. Freddo. 14.9. Però dai, mia mamma mi ha detto vedrai, prenderò la pioggia, è scritto brutto, è fatta volta piove. Neanche una nuvola. Vabbè, la voce di mia mamma non è veramente così. Però c'è il cielo azzurro. Tesoro, oddio. Quel camion si chiama Tesoro. Non ho capito. Quel camper lì, la marca, è a Tesoro. Comunque quello là è il Monte Bianco. Boh, quello là con la neve. Ma va? Sì. 6 months later. Adesso ci facciamo tutta la traversata sopra il ghiacciaio. Comunque figata questa mini cabinovia, fa anche le pause per farvi fare le foto e si è appena fermata proprio di fronte alla cima del Monte Bianco. Fans, la cima del Monte Bianco, cioè. Cioè quella? Quella lì, sì, dove ci sono un po' di nuvoline. In realtà proprio la cima è lì un po' tra le nuvole, però si vede. 4810 metri. Meanwhile, col du Petit Saint Bernard, 2188 metri. Luna, faccia la foto col cane. Sì. A piedi? No, vieni qua con la moto, girala, almeno tu ce l'hai in un verso e io nell'altro. No, stai. Ma c'è la visiera trasparente? Ma un pochino. Non mi pi... No, fammela senza visiera allora. Non mi piace, sennò. Adesso faccio una carezza così. Ok. Comunque è scesa a 12 gradi. Minchia. Bene, questa era la vecchia dogana francese prima del trattato di Schengen sulla libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione Europea. Luna di che anno? 1958. No, mi pare 92, ma non vorrei dire una boiata, quindi controlliamo. Dopo leggo quel cartello perché voglio capire cos'è quel posto. Comunque Luna si sta rimettendo il casco. Ho fatto tutte le storie inquadrando il paesaggio, ma ahimè, forse perché, cioè, tra il casco e i capelli che non ci sono più. Mm? Eh? Cosa? Chi? Che freddo. Ah. Bellissimo. Sì? Sì. Oh. Prendi una buca. Oh! Oh. More moments later. Bene, siamo ufficialmente in Italia. Tac, bandiera. Fa freddissimo, ci sono 10.8 gradi. Fa talmente freddo che si è raffreddato anche il motore. Sì. Cos'è la variante rossa e bianca? Madonna, che vento freddo. Comunque l'altra volta era le 7:30, però era metà luglio e c'era tutto il lago al sole. Adesso che è inizio settembre, anche se sono le 6:20, è tutto all'ombra. Che noia. Ma infatti dovrebbe fare maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, repeat. E di nuovo maggio, aprile e avanti così. Adesso con una maglia in più e lo scaldacollo in pile mi sento meglio. Sì. Ho ancora freddo, soprattutto le mani. Tu? Ho ancora un po' freddo, però dai, meglio di prima.
Per la mia maglietta? Sì, beh, la maglietta, poi ho messo il sottocasco. Pensa che la maglietta è quella che ieri è stata per 12 o 13 ore a contatto con le mie ascelle. Che gioia, infatti puzza. Prove. Tanto l'importante è che tenga caldo. Beh, almeno hai superato la rottura di c***o. Ogni volta mi facevi fermare al bar per far la pipì. Perché? Bar, caffè, pipì. C***o sei, la principessa? Ma perché si campano, si rompono i c***o? 2 minuti, giù le mutande, fuori la pipì, sulle mutande, finito. Cos'è sto parcheggio? Ma c'era l'altra volta sto posto? Non me lo ricordo mica. Neanch'io, un ristorante. Mi sa che è nuovo, eh? Hotel ristorante. E beh, un anno. Mi sembra nuovo comunque. Sì, sì, è nuovo. Beh, ha scelto il periodo giusto per costruirlo. Sì. Adesso esterna, eh. Esterna, io interno. Esterna. Esterna, non me la tagliare. Non me la tagliare. Uscita meglio, più progressione dall'esterno. 12.3. Dai, speriamo che ci sia più caldo in valle. Guarda, la temperatura chi se ne frega, l'importante è che non piove. Anche se con 12.3 a 130 in autostrada, secondo me, ci raccolgono al disgelo l'anno prossimo. Che freddo. Beh, comunque siamo arrivati in Italia, tutta linea continua, anche dove non ha senso di esistere. Sì, esatto. Esterna, esterna, esterna. Ehi, guarda come si butta dentro. Ci stava a fare un altro giorno però, eh. Lo so. Ma potevi prendere un giorno di ferie. Cosa fa? Potevo, però già così secondo me quando ho fatto quella della Sardegna mi rimangono tipo 1 o 2 giorni. Non mi piace andare in negativo. Poi se a Natale voglio farmi 2 settimane come l'anno scorso. Comunque quel pezzo qua è bello da guidare, eh. Divertente. Sì. Odore di legna bruciata. Qualcuno che ha acceso il camino. Vabbè, già alfa frecce, eh. Eh sì. Le petit. Attenzione, una panda 20 all'ora! Classico. Panda 4x4. Con un cane dietro. Allora, siamo quasi giù in valle. È la Twill 1441 metri. Luna, esterna. Esterna, esterna, me la tagli. Male, Luna, male. Meno male che ero indietro 2 metri. Luna, esterna. E la taglia via così! Bene, siamo alla Twill. Sì, 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 sì. Bene fans, la discesa del piccolo San Bernardo è spezzata in due dalla Twill. Classica cittadina di vacanza estiva e invernale. Non l'abbiamo persa nei suoi silenzi. Ma mi piasmiato troppo sta Twill. Ma pensa che l'anno scorso ho detto che bella, bellissima. Sei un po' incoerente, eh? Sei un po' incoerente. Ma ti vedo che ho visto posti più belli. Ma forse quello è il problema, che nel mentre hai visto posti più belli. Beh, però almeno qua ci sono i fiori. Sì. Andare così piano va a colpi di brutto, eh. Anche la tua? Un po' sì. Bene, questa è la fine di La Twill.
possiamo riprendere. Luna, cosa possiamo riprendere? La narrazione. No, a scannare. A scannare. Pressant Didier. Eh sì, dopo la Twill. Sì, ma il paese è giù tanto, eh. Ah. Qua l'anno scorso c'era il camioncino di Durello Giorgio. Durello Giorgio. Flashback. Oh, questo qua si chiama Durello Giorgio. È una garanzia. È una garanzia. End of flashback. Ah sì, tu l'hai letto il camioncino. Ma l'ho visto anche quest'anno, Durello. Luna e Ste... Ma dove cazzo sei finita? In qua, eh. Sì, sei lì, ma non sei qui, infatti. Reverse, quando vai all'indietro. Tre case, sicuro. Basta, è finito. Paese importante. Luna, interna. Attenzione. Sei in botta tu, eh? Eh? Sei in botta. Un po' sonno. Si capisce, eh? Come ieri, lontanissima, in silenzio, e poi se gli dici qualcosa ti risponde anche. Sono qui, eh? Sono qui. Qui. Ah, ripigliati che c'è 20 anni. Guarda, avrei proprio voglia di divano, coperta di pile, cioccolata calda o tè caldo. Cosa c'hai, 80 anni? Fa freddo. Io che ne ho già fatti 30, sono più arzillo di te, dai, su. E poi, diciamo, affidiamoci ai giovani. Se sono tutti così, a posto siamo. Ma... Su un po' di grinta! Sonno e ho freddo. E ho sonno, freddo. I tuoi antenati sono andati in guerra in trincea sulle Alpi. E te hai freddo con la tuta in pelle e 3 magliette. Ma dai, 17 gradi, 3 magliette e freddo. A gennaio cosa facciamo? Usciamo con lo scaldasonno avvolto intorno? Sì, che bello. Dai, dai, vai là. Luci spente anche di giorno. Allora, luce accesa. Se le si lascia troppe libertà, basta, è finita. Bisogna tenerla in riga. Primo tornante. E si mette dietro il Crossland X. Terzo tornante. Ne approfitta che allarga, lo sapeva che allarga sempre le traiettorie. E si butta all'interno. Beh, comunque guarda Monte Bianco, che figata. Sesto tornante tra 80 metri. Lo passa? Sì, diciamo che ho lasciato il gas. Sì, tutte scuse. Sì, però queste montagne, madonna, se sono alte. Sì. Bene, fans, siamo arrivati per Saint Didier, il che vuol dire che siamo in valle, il che vuol dire che anche la discesa del piccolo San Bernardo l'abbiamo finita, il che vuol dire che era l'ultimo passo di oggi e l'ultimo passo di questi 2 giorni in giro tra Piemonte e Francia. Riassumendo, Francia molto bella, asfalto quasi ovunque perfetto, Piemonte, dei 3 che abbiamo fatto ne salvo uno che è il Colle dell'Agnello, gli altri 2 ne salvo uno parzialmente per il paesaggio, la fauniera, e l'altro lo boccio sia per il paesaggio che per l'asfalto, che era veramente da attentato alla vita. Detto questo, con questo riassunto di questi 2 giorni, direi che possiamo salutarvi.
perché da qua a casa ci manca un'ora e mezza almeno di statale valdostana per non fare l'autostrada, e poi abbiamo un'oretta e un quarto di autostrada, che è quella che costa poco. Però Luna, vuoi aggiungere qualcosa o devi mettere qualche contenuto di pessima qualità come al solito, tipo mi scappa la pipì o altre cagate simili? No, non devo aggiungere nient'altro. Aggiungerò qualcosa alla fine. E questa alla fine? No, non è vero, quando andiamo a casa. Ah, ok, col buio, quindi aggiungere qualcosa a casa col buio. Va bene. Borgi. Va bene, ok, va bene. Bene, dopo questa conversazione molto interessante, diciamo teletrasporto. Per niente interessante. Lo dico io. Teletrasporto. Moments later. Ciao fans, siamo in una piazzola di sosta della statale della Val d'Aosta, l'unica statale che c'è. Il tempo si è messo abbastanza male, infatti mi sa che più avanti prenderemo anche l'acqua. Siamo veramente sfatti, più che altro male al culo io. Io male alle ginocchia. Classico degli ottantenni, il male alle ginocchia. No, devastante. Devastante più che altro veramente il culo. Vuoi commentare? Non commenta. Many hours later. Rieccoci. Non ti voglio più. Chiudiamo il video in questa maniera perché, come potrete probabilmente intuire, da quando siamo entrati in autostrada qui in Cinetto fino all'uscita di casa ha piovuto e per un gran bel pezzo ha diluviato. Ho temuto per la mia vita. Tra l'altro c'erano tutti i fulmini che cadevano proprio di fronte a noi. E niente, noi temerari comunque 120-130 in autostrada e via che si vola. Solo perché c'era l'asfalto drenante. Perché sì, dove non c'era l'asfalto drenante 70-80 e caghetta. Vero? Sì. Ecco. Bene, quindi speriamo che questa serie della Francia barra del Piemonte vi sia piaciuta. E niente, ci togliamo il casco e andiamo tipo mezz'ora in doccia per scaldarci. Perché abbiamo preso anche un sacco di freddo oltre a un sacco d'acqua. Ciao fans! Ciao!